salve cari amici. Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, siamo felici di tornare nuovamente con voi a un nuovo appuntamento, gloria al nome del nostro Signore Salvatore Gesù il Cristo. Bene, in questo video affronteremo il capitolo 9 del libro dell'Apocalisse. Nel video precedente abbiamo affrontato appunto il capitolo 8. Questa volta abbiamo iniziato, diciamo, dopo molto tempo che facciamo video, abbiamo iniziato a trattare il libro dell'Apocalisse verso per verso, capitolo, diciamo, per capitolo. E abbiamo cominciato dal capitolo 8 invece che dal capitolo 1, un po' perché è capitato, un po' tutto sommato stiamo un po' tagliando i tempi perché abbiamo poco tempo, i tempi sono ridotti. Fare i video richiede un grande investimento appunto di tempo, eccetera, eccetera, eccetera. È altresì vero che molti di voi, diversi, ci avete chiesto, ma già da qualche tempo, forse anche qualche anno, dedicare dei video al libro dell'Apocalisse. Quindi in particolare qualcuno ultimamente ci ha chiesto anche di fare il capitolo 9, perché precedentemente appunto, come già detto, abbiamo fatto il capitolo 8 e quindi qualcuno ci ha detto: per favore, potete fare il capitolo 9? Bene, questa è la risposta alle vostre richieste. D'altronde non potevamo esimerci. Perché? Perché tutto sommato questo è un canale che come materia primaria ha l'escatologia, oltre che l'esegesi e l'ermeneutica. Queste tre materie noi trattiamo. Voi sapete che il mondo teologico ha un'infinità di materie e nessuno le può trattare tutte, perché non basterebbero tre vite. Quindi ognuno prende le proprie o specializzazioni o propri indirizzi, insomma, secondo il grado. E quindi noi trattiamo escatologia. Trattare escatologia non è semplice. In verità, chi, diciamo, i veri escatologi, quelli grandi, grandi, grandi escatologi, fanno solo quello. Fanno solo quello perché quando si va a trattare, per poter trattare escatologia, devi poi seguire tutti i giorni tutto quello che succede nel pianeta Terra, da un punto di vista bellico, da un punto di vista economico, da un punto di vista scientifico, da un punto di vista anche farmaceutico, medico. Devi seguire tutto, perché la profezia biblica parla di tutto, annuncia tutto, prevede tutto. Quindi non è sufficiente studiare solo la Bibbia, ma bisogna poi anche investire del tempo a investigare appunto tutte queste materie giorno per giorno. Noi nel nostro piccolo dedichiamo quell'oretta o quell'oretta e mezzo al giorno per informarci, soprattutto per quanto riguarda il discorso bellico internazionale. È un po' politico, ma più che altro sul Medio Oriente. E tutto questo è molto importante, quindi nel nostro piccolo cerchiamo un pochino di fare quello che ci è possibile per poi tradurlo biblicamente, perché la Bibbia parla di tutte queste cose. Quindi l'escatologia non è uno scherzetto, non è che come stiamo vedendo oggi nel web, che arriva qualche, scusate, concedeteci il termine, qualche scarsacane satanista che legge la Bibbia una, due, tre volte e se pensano di essere maestrini e di poterla infangare. No, amico mio, dietro la Bibbia ci vuole molta testa, e quando diciamo molta testa dobbiamo fare molta attenzione, perché chi guida è lo Spirito Santo, ma attenzione, lo Spirito Santo ci ha creato a propria immagine e somiglianza, e quindi esseri razionali. L'essere razionale, a diversa differenza degli animali, ha testa, quindi ragiona.
E quindi per lavorare con la parola di Dio bisogna ragionare. Infatti tutti i cristiani veri, nati di nuovo, ragionano molto. Ma comunque, bando alle ciarle e vogliamo subito entrare un po' in quello che è la prefazione di questo video. Comunque, questo video, per la grazia di Dio, è dedicato, oltre che a tutti gli ascoltatori, anche a quelli che ce l'hanno chiesto, proprio ci hanno detto, per favore, fate il numero 9, il capitolo 9 dell'Apocalisse. Ecco il capitolo 9 dell'Apocalisse, gloria a Dio. Poi riprenderemo l'apologetica nei confronti appunto del mondo ufologico, massonico, satanico, New Age. Non la lasciamo, no, quella non la lasciamo finché Dio ci darà la possibilità e ci darà vita. Tanto più che io personalmente sono stato avvertito un pochino più di 10 anni fa che questo sarebbe successo, questo più di 10 anni fa, proprio ebbi un avvertimento soprannaturale da parte del Signore. Non sapevo che si sarebbe concretizzato in questa forma, ma di certo il Signore proprio mi mostrò, io l'ho visto con i miei occhi, cose che sarebbero successe, persone che oggi mi ritrovo a, che mai viste in vita mia, a infangare la vita. Il Signore me le mostrò in visione circa 10 anni fa. Quindi quando mi sono accorto che è questo il significato, ho detto non me lo sarei mai immaginato a pensare. Quindi dico questo perché si dice, e è vero, che il diavolo è potente. Ma attenzione, perché Dio è l'onnipotente. Quindi il diavolo, per andare in qualsiasi parte del mondo e dell'universo, ci mette anche meno di un secondo, giusto? Ora però, quando il diavolo arriva dove deve arrivare per distruggere, Dio è già lì, perché Dio è ovunque. Quindi, come dire, Dio già sapeva tutto, quindi questi nemici della parola di Dio sono già vinti. Nessuno potrà distruggere la Chiesa di Gesù Cristo, infatti alla fine poi sarà tolta e sarà rapita. Ma quando sarà rapita, allora veramente il Satanasso, maledetto sia, potrà per un tempo determinato, concessogli da Dio, veramente fare e disfare come vuole. E alla fine veramente distruggerà praticamente tutto finché non verrà il Signore, tornerà per la seconda volta e allora lo fermerà. Quando ormai tutta l'umanità avrà perito, quasi tutta, e lo getterà nell'abisso per anni mille. Gloria a Dio. Bene, siamo in tema, quindi queste cose le abbiamo dette. Non sottovalutiamo la potenza di Dio. Dio è lo stesso ieri, oggi, in eterno. Dio parla al credente, Dio annuncia al credente, Dio fa vedere delle cose ai credenti. Non è prerogativa... Cominciamo ogni volta che inizio a parlare, è un guaio. Non è prerogativa di Tizio o di Caio. Dio parla a tutti, in primis attraverso il suo fondamento, attraverso la sua parola. Ma poi il Signore anche fa vedere al suo popolo visioni, sogni, gli parla direttamente in mille modi. Dio avverte, annuncia cose che devono avvenire, eccetera, eccetera, eccetera. Molti ci marciano, dicono che sentono e vedono cose da parte di Dio e non sono vere. Attenzione a chi dice la menzogna, perché è scritto, sempre siamo in Apocalisse, sempre nel libro dell'Apocalisse è scritto che i bugiardi non erederanno il regno di Dio. Attenzione a dire Dio mi ha parlato quando non ti ha parlato, taci. Occhio, molte persone stanno dicendo Dio mi parla quando non gli sta parlando, Dio mi rivela quando non gli sta rivelando nulla. Dio mi ha detto che il giorno del rapimento, quando nessuno lo sa. Attenzione, io lo dico con amore ma con franchezza, attenzione, se Dio non ti ha parlato, taci. Sì, è scritto nella parola di Dio. Ti pare poco predicare l'Evangelo di Gesù Cristo in questo modo?
A me la cosa che infatti io dico sempre, ragazzi, dice, tu chi sei? Ah, io sono un predicatore. Per me è la cosa più bella che possa esistere al mondo, essere chiamato predicatore. Ah, altro che pastori, cioè, mo sono usciti fuori gli apostoli, che lasciamo sta argomento. Già l'abbiamo trattato in parte, c'è un video, patriarchi, servo, il mio pastore mi ha insegnato predicatore, servo di Cristo, e mi è rimasta sta cosa, gloria a Dio. Te pare poco essere predicatori dell'Evangelo di Gesù Cristo? Ti pare poco? Bando alle ciarle, il presente video è un video che sarà, credo, lunghissimo, lunghissimo. Io consiglio chiunque tu sia, a dare una possibilità, non tanto a questo video in se stesso, quanto al contenuto, alla parola di Dio. Dagli una possibilità. Se non hai mai sentito uno studio biblico, se sei qui per la prima volta, prima di sdegnare, sbuffare, giudicare prima, perché oggi nessuno giudica, no? No, noi giudichiamo tutto. Giudicare significa valutare se una cosa è oggettiva, corrisponde a verità, ok? È scritto in Prima Corinti capitolo 14 verso 29 che appunto quando la Chiesa si riunisce deve giudicare tutto, quindi chi ascolta deve giudicare. Giudicare significa appunto valutare se una cosa è giusta, è corretta, viene da Dio, ovvero il contrario. Attenzione a non confondere giudicare con condannare. E a sua volta attenzione a non confondere condannare con predicare. E poi condannare, la Chiesa è chiamata a condannare, altro che a condannare il peccato, quindi a condannare tutto ciò che va contro la legge di Dio e quindi va anche contro l'uomo. Perché quando tu parli, condanni la fornicazione, l'adulterio, l'omosessualità, che non crea vita tra l'altro, oltre tanti altri danni che fa sia all'individuo stesso che alla stessa collettività. Tu condanni queste cose, altro che noi non dobbiamo condannare. Dobbiamo condannare appunto le azioni che fanno queste persone. Poi quando la persona muore, decide Dio se se ne va all'inferno, ovvero no. Quello è un altro discorso. Però, come dire, giudicare è una cosa, condannare è un'altra cosa, poi bisogna vedere che cosa si condanna, e predicare e denunciare sono altre cose. Noi invitiamo sempre a considerare, valutare, indagare, studiare, approfondire un pochino di più quali sono i veri significati di ogni singola parola. Molto spesso si parla così. È molto comune nelle nostre chiese sentire, direi quasi tutti, ah, io non giudico. Ah, io non condanno. Ah, io qua, io là. Ma ragazzi miei, ma ci rendiamo conto? Giudicare significa pensare. E poi prendono passi isolati, tipo Romani 2 o Matteo 7, dove dice con qual giudizio che giudicherete, sarete giudicati. Ma quella è un'altra cosa. Ma perché non prendete prima Corinti 14, 29? Ma valutate il tutto alla luce del contesto, per cortesia. Benissimo. Allora, vogliamo dire, vogliamo tornare appunto a quello che stavamo asserendo prima. Quindi l'ascoltatore che visionerà questo video, questo genere di video, o questo canale per la prima volta, gli chiediamo una opportunità, una possibilità, non a noi, quanto a quello che si dirà appunto alla parola di Dio. Una possibilità di magari guardarne, perché sarà un video un po' lungo, guardarne magari una mezz'oretta al giorno, perché si diranno delle cose molto 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 importanti. La prima parte di questo video si tratteranno i versi appunto verso dopo verso, eccetera eccetera, e quindi ci sarà, diciamo, un approccio esegetico.
dove appunto si andrà a vedere quello che il testo stesso ci vuole dire alla luce appunto del contesto. La seconda parte, che sarà l'ultima, tratterà il mondo scientifico, come appunto il mondo scientifico della più alta scala, del più alto vertice, sta o starebbe o comunque ci sta provando o vorrebbe concretizzare quanto descritto da questo capitolo numero 9. Quindi parleremo del CERN, parleremo di Vishnu o Vishnu, parleremo di Shiva, parleremo di Cernunnos, parleremo di Apollyon, parleremo di Abaddon, parleremo di Brahma o Brahma, parleremo di Baphomet e parleremo degli 8000 scienziati o scientifici tra i più quotati del pianeta Terra. Tutto questo sarà documentato, benedetto il santo nome del Signore. Non ci inventeremo nulla, quindi sarà, come dire, un video molto 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 interessante. Quindi noi vi consigliamo, se siete qui per la prima volta, di visionarlo. Per quanto riguarda invece i fratelli che ci seguono, è chiaro che non dovete guardare questo video se non avete visionato il video precedente, quindi il capitolo 8. Infatti nel capitolo 8, uno dei video precedenti, dove abbiamo appunto affrontato il capitolo che viene prima di questo, abbiamo spiegato molte cose, tra cui abbiamo spiegato qual è la differenza quando si affronta il libro dell'Apocalisse tra la cornice del quadro e il quadro stesso, il disegno. Abbiamo parlato della letteralità della parola di Dio e anche del libro dell'Apocalisse. Tutto il libro dell'Apocalisse è al 100% letterale, pur utilizzando allegorie, quindi simboli. Abbiamo parlato della cronologia, del rispetto della cronologia del libro dell'Apocalisse, pur aprendo delle finestre che esulano dal periodo storico che in quel momento si sta affrontando in maniera cronologica. Abbiamo detto, che a qualcuno può sembrare una chimera, ma abbiamo iniziato a dimostrarlo appunto col capitolo 8, che il libro dell'Apocalisse è forse il libro più semplice da capire di tutta quanta la parola di Dio. Bene. E infine abbiamo detto che, pur essendo una profezia, il linguaggio che viene utilizzato viene affrontato con tutti i verbi che sono al passato. Già, perché Dio, quando parla del futuro, quando annuncia il futuro, lo può fare utilizzando un verbo al futuro, utilizzando un verbo al presente e addirittura utilizzando un verbo al passato, perché per Dio il futuro è storia, ebbe a dire un grande evangelista internazionale. Bene. Abbiamo lasciato la Terra nel capitolo precedente nella più totale desolazione. Ci sono stati milioni di morti, il commercio mondiale è stato praticamente quasi bloccato completamente, sono state distrutte la terza parte delle piante, la terza parte degli alberi, quindi l'ossigeno è venuto meno, il cibo è venuto meno, l'acqua è stata colpita, è stato inferto un colpo alla terza parte delle acque dolci, la terza parte del mare, è stato colpito il sole sì che non emettesse più la luce, quindi la terza parte del sole, la terza parte delle stelle, la terza parte della luna. Quindi l'umanità è entrata in una sorta di era glaciale. Stelle che cadevano dal cielo, probabilmente bombe atomiche esplose, Assenzio, Chernobyl, abbiamo parlato di tutto questo, milioni, 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 ma tantissimi milioni di morti si concretizzeranno, quindi si sono concretizzate in questo capitolo, quindi usiamo anche noi un linguaggio al passato per annunciare il futuro. E tutto questo è a dir poco caotico, catastrofico, è qualcosa che è inimmaginabile, e nonostante si concretizzò tutto questo caos, tutte queste tragedie, il capitolo 8 termina con delle parole che ci lasciano a dir poco perplessi, ovvero
la scrittura ci dice che tutto questo praticamente ce lo fa capire, ce lo fa intendere, non è nulla con quello che sta per sopraggiungere sul pianeta Terra, iniziando appunto dal capitolo 9, e ci parla di tre guai, appunto dicendo guai, guai, guai. Bene, cari amici, allora, vogliamo passare alla navigazione virtuale. Ecco, ok. Allora, da questo momento siete con noi. Un attimo che voglio controllare se il microfono è acceso, quello che utilizziamo, perché ogni tanto salta. Vabbè, queste sono cose tecniche. Allora, scusate. Abbiate pazienza. Olè. Volevo dire allora, ho detto olè. Vabbè, olè. Mezzo spagnolo, mezzo italiano, olè. No, allora. Vabbè, anche noi ci sbagliamo. Vogliamo andare in Apocalisse. Apocalisse capitolo 9. Ok, questa la possiamo anche chiudere. Questo lo vogliamo alzare. Questo no. Ehi, vabbè. Ok, lo facciamo un po' più grande per voi. Ok, tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo leggeremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Amen. Allora, cominciamo a leggere. Leggiamo un pochino. Leggeremo man mano e inizieremo a parlare. Non leggeremo tutto e poi... No. Quindi, poi sono il quinto angelo. Io vidi una stella caduta dal cielo in terra. E adesso fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Fin qui. Iniziamo subito. Allora, io vidi, eccolo qua, io vidi, passato, sta annunciando il futuro, usa un linguaggio al passato. Prendiamo la Bibbia nel suo contesto, ok? Una profezia non cessa di essere tale in tutta la Bibbia perché è al passato, perché è al presente. Una profezia resta tale. Tanto più nel discorso veterotestamentario, quando i verbi non hanno un tempo, quanto più un concetto, che è il concetto di azione compiuta, ovvero il contrario, incompiuta. Benissimo. Quindi in questo contesto Dio fa scrivere una profezia al passato. Giovanni fu trasportato, perché se noi leggiamo, no, tutto il contesto dell'Apocalisse, Giovanni parla del giorno del Signore, che mal traduce la Diodati, che è una delle più eccelse traduzioni in Italia, ma ahimè nessuno è perfetto, dicendo appunto nel giorno di domenica. Ma quale giorno di domenica? Lì dice Curios. Ragazzi, prendi, vai su Google, ora non ci andiamo perché non ci interessa, scrivi Curios uguale Signore e vedi che appunto Curios ti conferma che è Signore. Non è domenica. Il giorno del Signore, perché Giovanni ci parla del giorno del Signore? Perché il giorno del Signore è il giorno della grande tribolazione. Il giorno della grande tribolazione si chiama in mille modi, tra cui il giorno della grande tribolazione. In quel giorno, in quel tempo, l'Apocalisse è il giorno del Signore. E che hai del giorno del Signore? Hai chi desidera passare per il giorno del Signore? Hai chi desidera quel giorno? Ci sono pazzi scatenati che stanno aspettando quel giorno. E questi sono i massoni, i satanisti e tutta sta gente qua. E poi a fianco a questi ci sono
dei credenti che dicono che la Chiesa passerà per quel giorno. Quando il Signore dice, ai, chi aspetta quel giorno? Noi non aspettiamo quel giorno, noi aspettiamo il rapimento della Chiesa, noi aspettiamo Cristo, non aspettiamo l'Anticristo. Quindi Giovanni in quel giorno, appunto l'Apocalisse parla dell'Apocalisse, quindi del giorno del Signore, non del giorno della domenica. Quindi è chiara l'introduzione di Giovanni, dice nel giorno del Signore io fui trasportato, fui rapito. Nel giorno della grande tribolazione Giovanni è stato trasportato al futuro. 2000 anni fa questo uomo che conosceva Giovanni del futuro, niente, che c'era 2000 anni fa? 2000 anni fa c'era il carrettino, il bue, il cavallo, la carretta, a navicella, a nave, quello che te pare, a spada, che c'era 2000 anni fa? Capirai, Giovanni è stato trasportato nel futuro, ha visto aeroplani, navi, tutto, paracaduti, tutti i tipi di navi, ha visto il futuro, questo è rimasto, detto, vedi che roba, e ha cominciato a rapportare le cose con un linguaggio suo moderno. Vedeva un missile che cascava, no, perché era un missile, che ne sapeva Giovanni che cos'erano i missili e come erano fatti. Giovanni è stato trasportato nel giorno del Signore, guardate, che mal traduce la Diodati, guarda, io scrivo domenica. Allora. Eccolo qua. Allora, Apocalisse 1.10 dice, in principio, nel giorno della domenica. Ok, pessima traduzione. Prendiamo la Luzzi. Non me le seleziona tutte. Vabbè, prendiamo la Luzzi. La Luzzi dice, fui rapito in spirito nel giorno di domenica. Pure la Luzzi. Prendiamo la Nuova Diodati. Prendiamo la CEI. Ah, giusto, perché sto per domenica, giusto. Scusate, sto commettendo degli errori. Prendiamo tutte le versioni. Oh, scusate, stamattina non è che ci sto tanto a quanto pare. Ok. Ho fatto cilecca. Che bello l'umanità, che bella l'umanità. L'umanità ci rivela quanto siamo fragili e quanto sbagliamo. Solo Dio non sbaglia mai. Allora, guardate, Apocalisse 1.10, Diodati dice, io ero in spirito nel giorno della domenica, pensa un po', di domenica, alla riveduta, pure lei, dice sta scempiaggine, nel giorno, ok. Tutte le altre, vabbè, la gioia neanche la prendiamo in considerazione, tutte le altre dicono nel giorno del Signore, nel giorno del Signore, nel giorno del Signore, tutte dicono nel giorno del Signore, perché curios, curios significa giorno del Signore, e quindi nel giorno del Signore, che poi tu lo vuoi, perché la Bibbia si può tradurre in due modi, in modo letterale, ci sono versioni che vengono tradotte in modo letterale e altre che invece ti danno il senso. Ecco perché molti che non capiscono niente si mettono a fare gli esegeti biblici e dicono cose. Ah, perché una traduce in un modo e l'altra traduce in un'altra? Perché invece ci sono traduzioni che ti applicano il concetto. Quindi in questo punto il Diodati ti applicò il concetto, dice giorno del Signore significa domenica, ma non significa domenica giorno del Signore, giorno del Signore significa il tempo della grande tribolazione. Anche Diodati è stato un uomo, per quanto un grandissimo professore, grandissimo,
perfetto conoscitore delle lingue bibliche, elogiato dalla stessa Torah.it, elogiato, se tu entri dentro la Torah.it e ti cominci a studiare delle cose, dei loro scritti fatti da rabbini, esperti in lingua, eccetera, eccetera, loro elogiano il Diodati, dicono veramente, il Diodati è stato un grande. Ma per quanto grande possa essere un uomo, non è privo di errori. Ok? Tutti sbagliamo. Poi, mo perché trovi un errore, poi butti, vuoi buttare tutto quanto il resto? No, perché c'è un contesto e la Bibbia si rivela meravigliosa in tutto questo. Quindi, Giovanni è stato trasportato nel giorno del Signore. Cioè, Giovanni è stato trasportato nel giorno del Signore, nel giorno della grande tribolazione, dal passato, è stato rapito. Ma non entriamo qui, in questo, perché Giovanni rappresenta la Chiesa rapita, ma è un altro discorso questo. Ne abbiamo parlato in qualche video, non so dove. È stato rapito dallo Spirito nel giorno del Signore, quindi il giorno della grande tribolazione, e ha visto il futuro. In Apocalisse 9 ci troviamo in questo contesto. Giovanni, 2000 anni fa, ha visto quello che c'è oggi. Gli aerei, le bombe, i missili, i carri armati, gli eserciti. Ha parlato di un esercito di 200 milioni di persone quando, al tempo di Giovanni, in tutta la terra c'erano solo 200 milioni di persone. Ecco perché lui ha detto, guardate che io l'ho sentito il numero, non è che me lo sono inventato. Attenzione. Tutte queste sono cose molto importanti e da tenere in considerazione. Non so se sono riuscito a spiegarmi, speriamo. Allora, che il Signore ci guidi in questo. Allora, lui dice, vidi una stella caduta dal cielo. Attenzione, attenzione, Giovanni era un ebreo, e usa anche un linguaggio non solo ebraico ma biblico, perché loro erano perfetti conoscitori del linguaggio biblico, perché qualsiasi ebreo, per quanto possano dire molti che erano dei contadini e degli ignoranti, ma il più ignorante di tutti era un ebreo cresciuto in una sinagoga e ammaestrato dai rabbini, che tutti i sabati ascoltavano la lettura della legge e dei profeti e dei salmi, gloria allo Spirito Santo. Quindi conoscevano bene queste cose. Allora, quando lui dice io vidi una stella caduta in cielo, dobbiamo comprendere che cos'è una stella secondo la scrittura. Allora, nella scrittura la stella rappresenta, quindi un'allegoria, si usa una allegoria per rappresentare una realtà, ok? Ecco qui che l'Apocalisse, tutta la Bibbia, è al 100% letterale, perché l'allegoria, che indica un discorso simbolico, ma questo discorso simbolico appunto rappresenta delle grandi verità, quindi ecco qui la letteralità. Allora, nella parola di Dio le stelle sono angeli, sono pastori, sono gli stessi credenti, i predicatori sono chiamati stelle e sono le stesse stelle, appunto. Se tu leggi Apocalisse, capitolo 1, 2, 3, ci parla dei pastori. I pastori sono chiamati anche stelle. E, che ne so, se io prendo Apocalisse... Allora, dice il mistero delle sette stelle che tu hai vedute sopra la mia destra e quello dei sette candelieri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese. E i sette candelieri che tu hai veduto sono le sette stelle. Quindi sono gli angeli, in questo caso i messaggeri, sono chi? I responsabili, i pastori, eccetera, eccetera, eccetera. Anche perché quando dice scrivi all'angelo,
che fai? Come se fosse un angelo vero, come gli mandi la lettera a un angelo su nel cielo e quale postino glielo porterebbe il messaggio? È ridicolo. Quindi, ma se tu leggi un po' tutto il contesto, ora non lo leggiamo per motivi di tempo, tutto il contesto del capitolo 1, 2 e 3, ti accorgerai di questo. In Giudici 5:20 e Giobbe 38:7 ci dice espressamente che le stelle sono angeli. Quindi non devi fare altro che prendere Giudici 5:20 e Giobbe 38:7. In Daniele 12, verso 3, ci dice che sono predicatori, ovvero ministeriati, ovvero lavoratori. Quindi persone impegnate nell'opera. E a sua volta, essendo appunto gli angeli, anche loro vengono identificati come stelle, siccome gli angeli ci sono quelli buoni e quelli caduti, anche gli angeli caduti vengono identificati di conseguenza come stelle. Ecco qui la stella a cinque punte che ha la punta, diciamo, principale verso il basso, che rappresenta Satana come la stella caduta. Infatti Satana stesso viene rappresentato come una stella caduta. Dove questo? In Isaia, famoso capitolo 14, verso 12, ci dice: come sei caduto dal cielo, o stella mattutina, figliolo dell'aurora. Se ti leggi tutto quanto il contesto del capitolo 14, noterai che sta parlando appunto di Satana. Quindi anche Satana stesso è considerato una stella caduta però. E qui parla di una stella caduta. Ecco qui che 2 più 2 fa 4, sta parlando di Satana. La Bibbia spiega se stessa. Ora, dobbiamo fare attenzione alle parole, perché qui dice una stella caduta. Non dice una stella che sta cadendo. Non dice neanche una stella che cadrà. Dice una stella caduta è già caduta. Satana è già caduto. Poi lo aborderemo con più profondità quanto stiamo vedendo. Allora, Luca 10:18, il Signore Gesù Cristo, parlando appunto ai suoi discepoli, disse appunto che io ho visto Satana cadere dal cielo. Vogliamo prendervelo, Luca 10. Luca 10:18 disse, ed egli disse loro: io riguardavo Satana cadere dal cielo a guisa di folgore. Ecco qui, noi vediamo che quando il Signore Gesù Cristo è venuto sulla terra per la prima volta, lui ha compiuto un'opera. E l'opera è stata questa: primo, prendere forma umana. Wow, pensate, tutti vogliono giocare, tutti i pazzi vogliono giocare ad essere Dio. I gnostici, i satanisti, i massoni. I massoni sono gnostici, eh? E tutti dicono: noi siamo Dio, vogliono tutti essere Dio, no? Poi basta una piccola piaga che diventi un mostro e muori soffrendo e te ne vai all'inferno per aver bestemmiato il nome del santo, dell'invisibile Dio, come dire altrove. Così è chiamato anche nella scrittura, meraviglioso Dio. E tutti vogliono giocare a essere Dio, e invece Dio ha voluto essere un uomo. Che grande differenza. Vogliono comprendere Dio, non capiscono il Dio, questi gnosticini. La velocità della luce, si dice, noi non ci capiamo niente di scienza, però dicono che con un secondo riesce a fare il giro della Terra ben 7 volte. 7, tra l'altro, è il numero di Dio. E Dio ha creato la luce, e dice sia la luce, e quindi l'ha creata. Ora, prima che la luce faccia il giro della Terra 7 volte, Dio ha già pensato talmente tante volte che con quel secondo
ha scritto tutto il libro della Bibbia, di 66 libri. Quindi pensate come può pensare, scusate il pronastico, il Dio. Ovvero, provate a immaginare come può pensare di veloce Dio, come può ragionare Dio e come può parlare Dio, a quale velocità. È incomprensibile Dio, eppure lo comprendiamo per quello che ci è stato dato, è più che sufficiente per comprenderlo e per raggiungere l'obiettivo che è la salvezza delle nostre anime in Cristo Gesù, nella sua fede e nella sua grazia. E questi qua, che vanno contro Dio, vogliono capire Dio con le loro testoline di rana, dicendo appunto di essere dei dì. L'uomo vuole essere un Dio, lo ripetiamo, e Dio si è fatto uomo. Ma siamo in, come dire, questo è un video che anche se apriamo delle parentesi, poi le richiudiamo, ma comunque c'è tanto insegnamento. Vuoi studiare la Bibbia? Ci sono tanti canali buoni e di sana dottrina. Questo è uno di questi. Se non ti trovi bene con questo canale, ce ne sono degli altri buoni. Andate da loro, ma impegnatevi nelle cose di Dio, ok? Grazie a Dio. Non andate da tutto ciò che è apostasia. Lasciate stare le barzellette. Andate da gente seria, che ancora ce n'è. Magari siamo la minoranza, questo sì. La gregge è piccola, ma ci sono, ok? Io so che, per esempio, quelli che stanno vicino a me non riescono molti, non hanno questa cosa di stare ore, quindi sì, e loro se la cavano con i sermoni. Ognuno c'ha il suo, quindi non è che poi... ognuno c'ha il suo. Ecco, poi ricordiamo sempre che il profeta in casa propria ha poca strada. Ognuno c'ha il suo, ma quelli che invece hanno questa cosa qui, che possono affrontare cose più complicate, impegnatevi. E poi quelli che non hanno questo, ci sono dei sermoni che durano poco, e insomma cerchiamo di dare il cibo un po' per tutti, ovvero, e così via, e insomma eccetera. Bene, allora, quindi, quando si è concretizzato questo qui, la stella caduta, si è concretizzata qua, in Luca 10, 18. Noi vediamo la e a sua volta abbiamo portato a Isaia 14. Quindi noi abbiamo già, con questo quadro qui, di Apocalisse 1, ok? Abbiamo già tre situazioni bibliche. Apocalisse 9, Luca 10, Luca 10 e Isaia 14, 12. Ecco qui ulteriormente dimostrato come la Bibbia è un solo libro, pur essendo formato da 66 libri, ed è un solo discorso, e che la correlazione tra Antico e Nuovo Testamento non è una chimera, ma è un dato reale, un dato obiettivo, un dato oggettivo. Ok? Un altro esempio su tutti, no? Quando la parola di Dio ci parla di El Shaddai, no? E che molti dicono non significa Dio onnipotente, El Shaddai lo ritroviamo nel libro dell'Apocalisse, appunto, riproposto con il significato di Dio onnipotente. Quindi Antico e Nuovo Testamento sono una sola cosa. Ci sono centinaia di riferimenti del Nuovo Testamento nei confronti dell'Antico e anche viceversa. Quindi una stella che non deve cadere, una stella che è già caduta, quindi una stella caduta dal cielo alla terra, appunto. Bene, questo è il primo adempimento. Poi ci sarà un altro adempimento, perché la prima volta, diciamo, qui un po' si complica la situazione, perché dice una stella caduta dal cielo in terra. Allora, quando il Satanasso, vabbè, ma questo lo diremo dopo. Allora,
Questa stella è un essere vivente ed è Satana. Come dimostrare che questa stella è un essere vivente ed è Satana? Già l'abbiamo dimostrato, ma un'ulteriore dimostrazione che si tratta di un essere vivente, ma è semplice. Questa stella è un essere vivente perché è in grado di pensare, di intendere, di volere. Infatti, le fu data una chiave, ha capacità di agire, ha capacità di intendere, ha capacità di volere, ha capacità di concretizzare azioni, di portare a compimento indicazioni, di portare a compimento opere. È una persona che viene raffigurata con un linguaggio allegorico. L'allegoria non annulla la letteralità del messaggio. È un linguaggio molto semplice. Dovete vedere almeno i primi 28 minuti del video, appunto, dove abbiamo abbordato il capitolo 8. Benissimo. Quindi, cari amici, è un essere personale, è chiaro, no? Se è in grado di intendere e di volere, quindi è intelligente, è un essere reale, quindi è un essere personale. Pertanto, come già detto, questa stella è Satana stesso. Appunto, correlazione tra Isaia 14, Luca 10, Apocalisse capitolo 9, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, si parlò, ovvero la scrittura ci parla del pozzo dell'abisso. Nota bene, il pozzo, il termine pozzo ci fa capire che si tratta di qualcosa di profondo, ovvero di molto profondo, anche di stretto, perché il pozzo è stretto, anche di buio, anche di tetro, qualcosa che ha a che fare al 100% col mondo oscuro, occulto, occultismo. Questo è molto importante. Nel termine greco, nello originale, si dice abusos, cioè abisso, abusos, perché la Ypsilon si pronuncia un po' yupou, comunque, abusos. E in greco antico, abusos sta per qualcosa di non solo di profondo, ma di senza fine, qualcosa di senza fine. Quindi di illimitato, quindi qualcosa di buio, stretto e senza fine, dove si cade sempre. Infatti Satana è caduto talmente in basso che cadrà sempre più in basso per tutta l'eternità. Bene, ora, Gesù ha portato alla luce tutto quello che è il regno satanico. Quindi occhio a quei credenti, o perché immaturi, o perché falsi credenti infiltrati, non vogliono che si denuncino le tenebre. Le tenebre vanno denunciate, i demoni vanno denunciate, le cose sataniche vanno denunciate, i siti satanici vanno denunciati. A proposito, che stiamo in tema, che alcuni stanno denunciando i siti satanici, vanno bene. E non chiediate scusa ai satanisti. Imparate. E non andate a chiedere a un satanista che sei un satanista. Apri la mente. Se solo questi che fanno questi mega errori avessero visto tutta la parte dedicata per denunciare il mondo ufologico, massonico e gnostico, molti errori se li sarebbero risparmiati. Ripeto, nel nostro piccolo, poi anche noi sbagliamo, perché chi è che non sbaglia? Ma ci sono errori ed errori, tu non puoi andare da un satanista e chiedere che sei un satanista. O c'ho torto, o so strano io. Che ti risponde quello? Che io no. Capito? Gli mancano solo le corna. Dice, ma Satana c'ha le corna? Che ti importa? C'ha la coda. Viene sempre rappresentato come cornuto Satana. Satana è un gran cornuto, sapete? No, ma non è perché uno vuole... No. Satana è un gran cornuto, facce caso, poi parleremo di Cernunnos. È vero,
Perché Satana è un gran cornuto? Perché Satana vuole imitare le cose di Dio. Nell'antichità le corna erano molto importanti. Lui lo fa per blasfemia. Le corna stavano sull'altare di Dio degli olocausti. Quando Gesù verrà a rapire la sua chiesa, suonerà lo shofar. Lo shofar è il corno. Attenzione, eh? Cioè, non è che noi stiamo scherzando quando diciamo Satana è un gran cornuto, che qualcuno se lo mette a ride. Noi lo diciamo in verità. Satana, perché vuole imitare e sporcare le cose di Dio. Avete visto la stella caduta a 5 punti la prendono dalla stessa Bibbia, la mano nascosta stessa della massoneria che vi abbiamo fatto vedere, da dove la prendono? Dalla Bibbia, dai cherubini che ci avevano le mani nascoste dietro le ali. Fateci caso. Quindi denunciare il regno demoniaco viene da Dio. Poi da qui a star parlare sempre e solo che del regno demoniaco e di Satana, beh no, noi parliamo soprattutto di Gesù Cristo, però denunciamo anche queste cose. Gesù ci è venuto a rappresentare e a far comprendere e a spiegare il regno demoniaco. Gesù ha parlato più dell'inferno che del paradiso, pensate un po'. Qualcuno un giorno mi fece la domanda del milione intelligente: chi ti ha detto? Tu gli hai risposto? All'epoca ero più giovane, rispondevo un po' di più. Oggi più passano gli anni e meno rispondo. Faccio video di denuncia, ma non mi metto lì a cccppptututu, a contendere, a fare tizio, a chattare, ma per carità di Dio. Che mi metto a parlare con satanista? Ma per carità di Dio. Lo denuncio, faccio il video e lo denuncio e via. E finisce. Quindi, i demoni esistono, controllano tutto il mondo, controllano tutti quanti i governanti. Dove sta scritto questo? È scritto in Matteo 4, quando Gesù fa appunto il battesimo nelle acque, poi va nel deserto, viene tentato alla fine dei 40 giorni, gli appare Er Satanasso e gli dice, tra le varie tentazioni, una di queste tre è stata: io ti darò tutti i regni del mondo che mi sono stati dati se tu mi adori. Apro parentesi. Queste tre tentazioni le vediamo riproposte poi durante la vita di Gesù. Perché a un certo punto Gesù lo vogliono fare re, vi ricordate? Perché Gesù era vero uomo. Come vero uomo veniva tentato, però a differenza di noi lui non è mai caduto. In nessuna tentazione. A sua volta anche noi veniamo tentati e qualcuno, qualche vocetta ci dice: io ti darò tutti i regni della terra. Quindi il politico vuole avere sempre più politica, quelli che so ministeriati vengono tentati e gli offrono potere, chiese, cattedre, posizioni. Attenzione a resistere a queste tentazioni, perché una volta che cadi in una rete, la rete è un laccio, solo pochissimi riescono a uscirne fuori. Attenzione. Ora torniamo all'oggetto. Quando Satana dice che tutti i regni mi sono stati dati, significa che i regni sono di Satana. E quindi chi controlla i regni? Politici, governanti, economisti, gente che sta su in alto al potere, e quindi tutti quanti i vertici. Ora, se la politica lavora tutta, infatti il nuovo governo di ordine mondiale è qualcosa che viene da Satana, come può un cristiano mettersi in politica? Sarò franco, tu che fai politica? Ma ci stai con la testa? Ma sei normale? Stai lavorando per il nuovo governo di ordine mondiale, pensando di servire Dio? Quando Gesù nell'Antico Testamento è stato categorico, sacerdozio e politica, due cose diverse. Hai delle vite che se mette
a far re. Infatti poi c'è stato il decadimento con i Maccabei, ma questa è un'altra storia. Bene. È scritto in Efesi 5:11 di non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Inoltre è scritto di riprenderle, cioè denunciarle. E noi non dovremmo denunciare i satanisti, i massoni, perché dobbiamo predicare l'amore di Dio. E tu vuoi annullare una verità biblica con un'altra verità biblica. Allora, o sei ipocrita, o sei un massone, o sei un neofito. E se sei un neofito, pensa, cresci e non ti metti a insegnare. Limitati a predicare nel tuo piccolo. E non te spaccià per insegnante, perché prima di metterti a insegnare, e non parlo di predicare, iniziamo a predicare, evangelizzare ciascuno nel proprio piccolo subito, lo stesso giorno, ma puoi insegnare, ditelo, eh? Cioè noi diciamo, noi insegniamo, ma ragazzi miei, noi abbiamo più di 20 anni di conversione e stiamo qui in questo mondo da bambini. Non è che così. Ah, mo arrivo, ma siccome mi sono convertito divento insegnante. Ma che stai a dire? Ma che Bibbia leggi? Poi, e questo lo dico, cioè, facciamo le cose per benino. Chi vuole ascoltare? Chi non vuole ascoltare, ma fa come te pare, ma poi ognuno di noi dovrà rendere conto a Dio, eh? Infatti, molti cari fratelli, che io vedo, che fanno video in internet, con tutto ciò che hanno i capelli bianchi e tutto quanto, loro lo dicono. Io non sono un insegnante, non sono questo, nel mio piccolo faccio. Giusto, perché se no confondi chi ti ascolta. In maniera tale perché quando tu farai un errore, chi ti ascolta dice, vabbè, tanto si sa. Perché spesso vedo degli errori, tutti sbagliamo, quindi se sbaglia un anziano, figurati quanto non sbaglierà uno più giovane. Lo dico con veramente, sono molto franco io nel dire le cose, molto franco, ma vanno dette, le cose inesatte vanno riprese e tutti sbagliamo, tanto più i giovani. Quindi, allora, quindi riprendetele. Quindi Gesù Cristo ha portato luce. Gesù Cristo ha portato la luce. Nel portare la luce, e che Gesù ebbe a dire io sono la luce del mondo, nel portare la luce rivela le tenebre. La luce denuncia le tenebre. Il Dio creò il cielo e la terra. E poi più avanti dice, il Dio separò la luce dalle tenebre. Che comunione vi è fra tenebre e luce? E quindi se non vi è comunione, tra le tante cose che implica, bisogna denunciarle. Gesù denunciò le tenebre. Perché stiamo dicendo tutto questo se ci troviamo col posto dell'abisso, caro fratello Alessio Evangelisti? Perché adesso arriveremo appunto a spiegare che cos'è questo posto dell'abisso. Se noi non vi spieghiamo tutto il trasfondo biblico, non c'è poco, potete capire nulla. Allora, Gesù Cristo nel portare la luce e denunciare appunto le tenebre, ci ebbe a insegnare a tutti noi un qualcosa di molto importante. Quando tu vai in Luca 8, che faccio? 31? Ce lo metto? Ma sì. Luca 8:31, potete leggerlo nelle vostre case, c'è tutta la storia degli indemoniati gadareni. A un certo punto questi lo pregavano che non comandasse loro, ecco qui Gesù è la prima persona, lo dirà nei versi precedenti, loro pregavano Gesù, no? Pure i demoni pregano Gesù.
tranne che i satanisti che lo pregheranno quel giorno, che non comandasse loro, ok, di andare nell'abisso. Ecco qui l'abisso che si trova qui. Quindi la luce, appunto sì, la Bibbia spiega se stessa, quindi la luce porta luce a se stessa, giusto? Quindi qui ci dice che cos'è l'abisso, in poche parole, ci inizia a parlare dell'abisso e quindi ci fa capire che l'abisso è, non è l'inferno, è adiacente all'inferno ed è la prigione dei demoni. Poi ci saranno ulteriori riferimenti scritturali che appunto andremo a visionare. Quindi, erano una legione, se tu prendi tutto il capitolo 8, appunto, dice qual è il tuo nome? Eccolo qua. Ed esso disse legione. Una legione romana, all'epoca c'erano appunto i romani che utilizzavano questo parlare, era composta di quasi 6.000 unità. Quindi pensate, quasi 6.000 unità dentro un solo uomo. Ecco perché poi spezzavano le catene, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi erano tanti. Bene. E la legione sono 6.000 uomini, ma non sono 6.000 uomini normali. Non erano normali i legionari. Erano uomini formidabili, forti, armati, preparati. Erano anche dei suicidi. Erano persone che erano dei temerari, non avevano paura né di morire né tantomeno di uccidere. Erano anche sadici. Attenzione, noi quando leggiamo della flagellazione che hanno impartito al Signore Gesù, non furono gli ebrei a impartirla, furono i romani. Gli ebrei avevano la legge che diceva 40 colpi meno uno, ma i romani no, erano illimitato. In più erano sadici, vi potete immaginare che quando flagellavano qualcuno si dice che poteva sopravvivere. Quindi il fatto stesso che Gesù non morì durante la flagellazione è già quello di per sé un miracolo. Ora, questi erano appunto dei demoni che avevano queste in più erano demoni. Quindi erano esseri che erano di spirito, non col nostro corpo, quindi vi potete immaginare la capacità distruttiva che potevano avere. Bene. Avevano, nonostante tutto, fossero così, diciamo, forti, avevano il terrore dell'abisso. Non volevano andare nell'abisso. No, ti prego, pensa, ti prego, Signore, non mandarmi. Lo pregavano, ti prego, ti preghiamo, Signore Gesù, non comandare, cioè lo supplicavano, pensate. Tu che dici che non vuoi pregare, Gesù, che sei un satanista, arriverà quel giorno dove il tuo ginocchio, dice la scrittura, si piegherà davanti a lui, anzi tutte e due le ginocchia, ti verrà schiacciata la testa a terra e tu pregherai Dio, lo riconoscerai come Dio e poi ti verrà dato un calcio e sarai gettato nel fuoco, nello stagno di fuoco. Dice, metti paura, metto paura, volesse Dio che sta paura ti facesse ravvedere. Le cose di Dio sono sì e amen. Bene, ora. Quante volte compare il termine abisso nell'Apocalisse? 7 volte, numero di Dio. Ora, è scritto in Apocalisse 9 che a questa stella le fu data la chiave dell'abisso. Quindi l'abisso ha una chiave, diciamo è chiuso. Lui usa un'allegoria, ma per rappresentarci una verità, che l'abisso è chiuso e una volta che entri dentro non vi puoi più uscire fuori. Bene, questi non volevano andare lì. Bene, attenzione, dice Apocalisse 3:7 che solo Gesù può aprire e solo Gesù può chiudere. Quindi se Apocalisse
3.7. Ho scritto 77. Dice che solo lui apre e nessuno chiude, e solo lui chiude e nessuno apre, ed è Gesù, significa che questa chiave gliela diede Gesù. A chi la diede? Alla stella caduta. Chi è la stella caduta? Satana. Satana è uno che è sottoposto all'autorità di Gesù Cristo, che lo ha vinto sulla croce ed è risorto. Cari satanisti, cari, tra virgolette cari, e non vi chiamo amici, voi non siete amici nostri, voi siete nemici nostri, perché lo volete voi, perché siete nemici della croce di Cristo. Quindi, cari, è molto ironico. Noi vi denunciamo altro che ci andiamo tenerini con i satanisti. No. Qui Gesù pregava duro e noi siamo altrettanto duri. Noi non vi temiamo. Non abbiamo paura di voi e dei vostri, perché sappiamo che ce li state facendo. Noi siamo ripieni di Spirito Santo e sappiamo riconoscere quello che succede nel mondo spirituale intorno di noi. Siamo coscienti che ci state lanciando una marea, e guardate anche i nostri video, ci state lanciando una marea di, come li chiamate, sacrileggi, no? Oso, maledizioni. Il sangue di Cristo è una barriera che non permette che neanche lo 0,1% passi. In più, oltre ad avere il sangue di Cristo, abbiamo lo Spirito Santo che è Dio nel nostro cuore, e in più una infinità di angeli accampano intorno a ogni credente. E voi ci volete fare? Che ci fate? I vostri malefici? Ah, vi tornano tutti dietro. Non potete. Eccoci qua ancora a fare video. Quanti anni è che ce li state a fare? Convertitevi a Cristo. Piegate le vostre ginocchia oggi che fate in tempo. Vi stiamo avvertendo, satanisti e massoni. Vi stiamo avvertendo, gnostici. Attenzione. Chi apre e chi chiude è solo Gesù. Gesù come questi qua. Questi qua che abbiamo letto in Luca 8:31 pregavano il Signore che non li mandasse nell'abisso. Così Satana stesso lo pregherebbe se Gesù decidesse di mandarlo nell'abisso. Quindi questa stella è Satana, vedete? Non ci si inventa niente nella scrittura. La scrittura spiega se stessa. Noi siamo dei semplici predicatori. Dicevo al mio pastore, che non si faceva chiamare apostolo, patriota, patriarca, vattene a pesca, semplice servo di Cristo, si faceva chiamare predicatore, gloria a Dio. Diceva il mio pastore, che adesso si trova alla presenza del Signore, io non mi invento niente, io non sono altro che un ripetitore, e così siamo noi. Sì, spieghiamo le cose e tutto quanto, ma in virtù di quello che lo stesso testo ci vuole dire, alla luce di un contesto che bisogna conoscere. L'obiettivo nostro è che quei pochi che hanno deciso di studiare con questo canale possano, primo, raggiungere il nostro livello, secondo, superarci, perché così prospererà l'opera di Dio. Alleluia! Non siamo invidiosi degli altri, questo lo dico, mi raccomando, occhio ai sentimenti di invidia e di gelosie, occhio, occhio, mi raccomando, l'obiettivo non è, quello fa una cosa che io non posso fare, no, tu addirittura devi avere il sentimento che raggiunga il tuo livello e poi ti superi pure, perché ci guadagna l'Evangelo di Cristo. Riprendete ogni sentimento di invidia e di gelosia e poi combattiamo i falsi, nel senso che se uno vuole arrivare da qualche parte per fare il male e per infangare l'Evangelo, allora quello va fermato. Quello è un altro discorso, però parliamo dei buoni. Benissimo. Andiamo avanti. È scritto in Apocalisse 9:2,
che a un certo punto questa stella aperse il pozzo. Quale pozzo? Dell'abisso. Ok. E da quel pozzo salì un fumo similiante al fumo di una grande fornace ardente, e il sole e l'aria si oscurò per il fumo del pozzo. Benissimo. Attenzione, la terra sarà completamente invasa dai demoni. Non dalle locuste, dai demoni. Perché abbiamo visto che nell'abisso non ci sono locuste, non ci sono ragnetti, ci sono demoni. Poi, in linguaggio allegorico, la scrittura ti parla di locuste, poi vedremo perché. Un'allegoria serve per illustrare un fatto reale concreto. Quindi, la terra, perché aperse l'abisso, a proposito, l'abisso sta nel centro della terra, dove sta l'inferno e dove stava prima il seno di Abramo. Poi Gesù è risorto, si è portato via tutti quelli che stavano nel seno di Abramo su nel terzo cielo, è rimasto l'inferno e l'abisso. Semplicissimo. Queste cose, abbiamo fatto un video sull'inferno, lo trovate nel nostro canale, e lì spieghiamo appunto dove sta l'inferno, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Allora, la terra sarà invasa dai demoni, angeli satanici, principati, podestà, troni, signorie e demoni. Non sono tutti la stessa cosa. I demoni sono il rango più basso della gerarchia satanica. Ci sono le gerarchie celestiali, troni, principati, angeli, signorie, eccetera, celestiali. Idem, ci sono troni, principati, signorie, angeli, demoni, satanici. Questo sta tutto nella Bibbia. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, se tu leggi Efesi 1,21, Efesi 3,10, Colossesi 1,16, troverai l'elenco delle gerarchie celestiali, cioè gli angeli di Dio. Se tu leggi Efesi 6,12, Efesi 6,12, appunto, ti dice che noi abbiamo un combattimento, che questo combattimento non è contro sangue e carne, ma è contro i principati, podestà, rettori del mondo, delle tenebre di questo secolo, contro agli spiriti maligni che stanno nei luoghi celesti. Non dice nella terra. Nella terra ci stanno i demoni, ma i principati, le podestà, i rettori del mondo, le signorie, i troni, stanno nel secondo cielo. Alleluia. E sulla terra chi ci sta? Sulla terra ci stanno i demoni. I demoni sono quelli che si impossessano, che sono la gerarchia più bassa, sono quelli che si impossessano delle persone, non sono i grandi rettori del mondo, i principati, i troni, le signorie, le podestà che si impossessano delle persone, sono i demoni. Questo non significa che anche loro possono farlo, perché noi abbiamo visto che Satana stesso si impossessò di Giuda ed entrò in Giuda, quindi certo che lo possono fare, ma questi lavori più spiccioli li fanno fare ai demoni. Dove sta scritto? Allora, se tu vai in Matteo 7,22, appunto, quando dice che noi abbiamo cacciato degli spiriti maligni, dice cacciati demoni, parla di demoni. Poi Matteo 8,31, eccolo qua, i demoni lo pregavano, parla sempre di demoni, sempre. Poi 9,34,
parla di cacciare demoni. Demoni, parla di demoni, non di troni, non di principati, non di angeli, non di signorie, non di rettori del mondo. Attenzione, poi, non è tutto. 10:8. Sanate gli infermi, nettate e risuscitate, cacciate i demoni. Parla di demoni. 12:27. Cacciare demoni per Belzebù. Belzebù è una cosa. I demoni sono un'altra cosa. I principati sono un'altra cosa. I troni sono un'altra cosa. Gli angeli caduti sono un'altra cosa. 17:21. 17:21. Questa generazione di demoni non esce fuori se non per orazione e per digiuno. Quindi, a sua volta, i demoni, che sono la gerarchia più bassa, hanno delle gerarchie interne, quali demoni più grandi, demoni più piccoli. Quindi, alcuni demoni escono subito. Nel nome di Gesù esci, se veramente è un uomo di Dio e c'ha l'approvazione di Dio per quella cosa, perché non è detto, perché se tu andavi a riprendere Hitler, esci demone, non usciva perché Dio, lui sa quello che fa, ma se c'è l'approvazione di Dio esce subito. Altri demoni, nonostante ci possa essere l'approvazione di Dio, richiede tempo, quindi orazione. Ok? Queste cose stanno nella Bibbia, fatevi insegnare la Bibbia da chi veramente è preparato in materia. Non andate a studiare la Bibbia con questi quattro satanisti che dicono tutto il contrario di quello che vi stiamo insegnando noi alla luce di quello che è scritto. Non capiscono niente questi qua, questi satanisti che vogliono insegnare Bibbia e poi le bruciano, le fanno, le cosano, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, andiamo avanti. Quindi noi possiamo vedere che a un certo punto, ok, stiamo un po' vedendo quello che è la conformazione del mondo spirituale e la loro locazione, ok, nel creato. Quindi il creato è composto da un terzo cielo, un secondo cielo, nel secondo cielo c'è la terra, ok, la terra ha un suo cielo, che nella scrittura viene chiamato il primo cielo. Quando ci sarà una nuova terra, ci sarà una nuova terra e un nuovo primo cielo, dice Apocalisse. Non dice che ci sarà un nuovo secondo cielo. Quindi il secondo cielo è chiaro che rimane. Ma rimarrà per sempre? Non lo dice la scrittura, non ci interessa. Non andiamo oltre ciò che è scritto, dirà qualcuno, sempre nella scrittura. Ora, questi angeli, questi troni, questi principati, questi rettori del mondo, a un certo punto, allora, io mi stresso però, perché qui c'ho sto mouse che veramente non fa il lavoro che deve fare. Allora, Apocalisse 12... 9, c'ho la tastiera lontano. Allora, chiamato diavolo, allora il grande dragone, serpente antico, chiamato diavolo e Satana, che è il capo di tutto, il quale seduce tutto il mondo, quindi tutto il mondo è sotto al maligno, tutto il mondo è sotto al maligno tranne che la Chiesa. Ma quello è bravo, fa tante buone opere, a chi vuoi credere? Alla Bibbia o alle tue idee personali? Quindi questo maledetto, ok, che noi malediciamo perché Satana è maledetto, è separato da Dio, è maledetto, questo maledetto Satana fu gettato in terra e furono con lui gettati ancora i suoi angeli. Ok.
Ok. E lui trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo. Ok. Allora, vediamo se dirlo adesso. Ok, allora, noi vediamo che a un certo punto... Allora, in Ecclesiaste capitolo 1 verso 9 e capitolo 3 verso 15 ci dice che la storia si ripete sempre. Quindi, come una situazione si è concretizzata una prima volta, si concretizzerà una seconda volta. Quindi noi abbiamo visto, alla luce della storia, della parola di Dio, che questo è scritto altrove, in Isaia e in Ezechiele, che la prima volta Satana, ok, è stato cacciato fuori, è stato buttato fuori dal regno di Dio, dal paradiso, dal terzo cielo, perché lui non era Satana, era Lucifero. Infatti, quando i satanisti vogliono infangare la parola di Dio dicendo che Dio ha creato Satana, sono dei poveri ignoranti, gente stupida, senza ragione. Perché Dio non ha creato Satana, ignorante che non sei altro. Dio ha creato Lucifero, che era un angelo puro, un angelo di luce e un angelo senza peccato. E Lucifero ha deciso di diventare Satana, quindi Satana non è una creazione di Dio, è una creazione di Lucifero. Dice, ma Dio sapeva tante cose, e allora l'ha permesso? Cessa di essere Dio per questo? No, state zitti, non capisci niente. Quindi, Satana è stato buttato fuori dal terzo cielo nel secondo cielo. Così come la prima volta è stato buttato fuori dal terzo cielo al secondo cielo, nel futuro, in vista anche del passo descritto in Ecclesiaste 1:9 e 3:15, e la storia si ripete, nel futuro sarà gettato nuovamente in terra, cioè in basso, e quindi dal secondo cielo andrà al primo cielo. Quindi i cieli, il secondo cielo, dove abbiamo visto e abbiamo letto che in questo momento il secondo cielo è cosparso di questi troni, di queste signorie, di queste podestà che tra l'altro combattono con gli angeli di Dio, saranno gettati giù di sotto, quindi la storia si ripete e noi vediamo che un abisso ne chiama un altro e che Satana è andato sempre di male in peggio, quindi sempre via più scendendo. Appunto, abisso significa senza fine, un qualcosa che è illimitato, si va sempre via più in giù, ragion per cui anche tutti quelli che fanno il male cadranno sempre via più in basso. Quindi Satana ha fatto la scaletta dal terzo cielo, da tanto alto in cui stava, è sceso al secondo. Dal secondo è sceso, scenderà al primo, perché saranno sgombrati il cielo, il secondo cielo, e poi dal primo cielo scenderà ancora più in basso alla fine della grande tribolazione, fino ad arrivare all'abisso. Quindi 3, 2, 1, 0, abisso. Che ne pensate? Bene. Speriamo che stiamo riuscendo a spiegarci. Ho già detto, questi video non sono per tutti. Molte persone non riescono veramente a seguirci perché noi prendiamo mille passi, mille allacci, mille situazioni e non tutti hanno la vocazione di studiare. Se tu non hai la vocazione di studiare, non è una condanna a morte. Non siamo tutti chiamati a studiare la Bibbia, siamo tutti chiamati a conoscere la Bibbia nel nostro piccolo o nel grande di qualcuno. L'importante è conoscerla, leggi un passo al giorno, ti senti un sermone, frequenti la chiesa, eccetera, 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 e vai avanti tranquillamente lo stesso. Questi video sono per persone
che hanno questa vocazione, questa elasticità mentale per poter passare da mille versi all'altro, ok? E ovviamente sono anche anni che noi ci sono quelle, all'inizio erano 50, adesso a quanto pare sono circa un centinaio che studiano con noi, grazie a Dio si sono proprio raddoppiati solamente questo genere di video. E quindi hanno ormai una certa conoscenza, e quindi quando noi facciamo 3000 allacci biblici ci seguono perfettamente, quindi non capiamo che non è per tutti. O se stai cominciando adesso, pian pianino, ci vuole tempo, ti devi vedere anche gli altri video. Quindi Satana sarà gettato come è stato gettato la prima volta, ripetiamo molto, è buono, come è stato gettato la prima volta quando si è ribellato dal terzo cielo al secondo cielo, la seconda volta sarà gettato dal secondo cielo al primo cielo. Hanno aperti gli abissi e usciranno dagli abissi chi? Ora lo vedremo. E quindi noi vedremo come tra un pochino sulla terra si concentreranno i peggiori, no demoni, oltre che demoni, ma i peggiori principati, podestà, troni, signorie che sono di una malvagità inimmaginabile. Bene, l'immagine che qualcuno volle descrivere con un esempio, qualche teologo vuole descrivere questa situazione con una immagine, con un esempio, appunto lui utilizzò la figura che, se, o l'esempio che provate a immaginare se tutte le carceri del mondo a un certo punto aprissero le proprie porte per far fuori uscire tutti quanti i carcerati sul pianeta Terra. Questa è l'immagine che usò, ma noi ne vogliamo usare una molto simile, ma più incisiva. Noi vi diciamo, per poter capire quello che si sta per concretizzare sulla faccia della Terra, noi vi diciamo, provate a immaginare tutti i peggiori criminali, sadici, assassini, masochisti, eccetera, 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 che sono esistiti sul pianeta Terra da quando esiste l'uomo. Pensate se risuscitassero tutti quanti insieme e stessero tutti quanti liberi su tutto il pianeta Terra e gli venisse permesso di fare qualunque cosa essi... Provate a immaginare quello che succederebbe all'umanità. Bene, tutto questo non è nulla con quello che si sta per concretizzare sul pianeta Terra, perché questi sono infinitamente più perversi, più cattivi, e in più non hanno un corpo mortale come il nostro e hanno una potenza incredibile. Ai di quelli che desiderano il giorno del Signore. Bene, andiamo avanti. Sì, tutte queste cose poi le ritroviamo anche nelle piaghe dell'Esodo, di questo ne abbiamo parlato nel video precedente, nel capitolo 8, no? Al tempo dell'Esodo di Mosè, furono attaccate tutte quante, tutto quello che diciamo che si trova in questo nostro mondo, quindi furono attaccate le acque, la terra, il cielo, lo stesso corpo, no? Le acque furono attaccate con le rane, più le acque rosse, più la moria dei pesci, la terra fu attaccata con le cavallette, il cielo fu attaccato col buio pesto, con la grandine, il corpo fu attaccato con i pidocchi, ovvero con le zecche. Allo stesso tempo noi troviamo riproposte tutte queste piaghe nel libro dell'Apocalisse, ecco ancora una volta una correlazione che ci fa comprendere chiaramente, nettamente, che Antico e Nuovo Testamento sono un unico discorso, un'unica verità. Benissimo.
La scrittura poi ci presenta ulteriori chiarimenti, delucidazioni, anche profezie, che non vengono date in modo, come dire, nero su bianco, come dire questa è una profezia, ma si apre un quadro storico reale, obiettivo, concreto, che oltre ad essere un fatto storico è anche una profezia. Un esempio su tutti lo troviamo nel diluvio, in Genesi capitolo 7, e noi troviamo scritto capitolo 7 verso 11 che le acque del grande abisso si aprirono e le cataratte dei cieli anche si aprirono. Quindi, come nel libro della Genesi ci fu un diluvio che inondò tutta quanta la terra e che quest'acqua scese dal cielo e in più salì dal grande abisso, più le acque che si trovavano sul pianeta Terra, coprì in base tutta la Terra, fino a coprire tutti quanti i monti, fino a uccidere tutti quanti gli uomini ivi presenti, ad eccezione di Noè con la sua famiglia, un totale di 8 persone, 8 significa patto, che scamparono grazie all'arca che rappresenta Cristo, e gli scampati rappresentano 144.000, e prima c'era stato un rapimento che era Enoch che rappresenta la Chiesa rapita. Allo stesso modo succederà nel futuro imminente, quando la Chiesa sarà tolta, appunto Lot fu tolto prima del diluvio, la Chiesa sarà tolta prima del diluvio, poi ci sarà quest'arca di salvezza, appunto gli ebrei 144.000 saranno segnati, per in un primo momento scampare a tutte queste cose, ma poi alla fine verranno uccisi, come ce lo descrive il capitolo 13 della Apocalisse, e saranno aperte, per così dire, usare un linguaggio analogo a quello della Genesi, saranno aperti i cieli, il secondo cielo, saranno catapultati sul pianeta Terra tutti questi troni, signorie, principati, rettori del mondo. Saranno liberati i cieli contestualmente, appunto, ripetiamo nuovamente, sarà aperto l'abisso e fuori usciranno questi demoni che ivi si trovano, più tutti i demoni che si trovano sul pianeta, sul nostro pianeta, sotto questo primo cielo, e immaginate un pochino quello che succederà. Non scamperà nessuno. So se sono riuscito a spiegarmi. Poi lasciate i vostri commenti. Magari io non ho capito niente. Capisco che so 3.000 passi. Ripeto, se non sei abile, che non hai già un bagaglio biblico buono, qui col passare degli anni noi stiamo cominciando un pochino anche via più ad avanzare anche col metodo di studio, ok? Questo, appunto, ci sono video di studio, con i video di studio non si va leggeri. Tu non vai all'università e gli dici al professore: profe, mi raccomando, 5 minuti e finisci, ecco, o vacci piano. No, devi andare con una certa preparazione ed elasticità. Bene, quindi, come nell'Esodo le persone furono completamente destabilizzate da un punto di vista psichico, psicologico, morale, eccetera, eccetera, perché a un certo punto si sono visti attaccare dall'aria, con la grandine, col buio, con l'acqua, la terra, il proprio corpo, il cibo che venne meno, l'economia che venne meno, e tutto quanto furono completamente destabilizzati proprio psicologicamente ed emotivamente. Così succederà nuovamente nel giorno del Signore, o il tempo dell'Apocalisse o della grande tribolazione. Ora, la domanda del milione è: Giuda 6:7. Allora, Giuda 6:7 parla di legami eterni. Quindi, legami eterni, dice, di che stai a parlare? Hai ragione pure te, perché io do per scontato tutto. Però, per quanto uno possa essere preparato, gli devi far capire pure quello che vuoi dire. Giusto? Allora, parlando Giuda dei demoni che si trovano dentro l'abisso,
dei principati che si trovano dentro l'abisso, delle podestà che si trovano dentro l'abisso, delle signorie che si trovano dentro l'abisso, è scritto che il Signore li ha messi in guardia o comunque rinchiusi sotto caligine con legami eterni. Ora, legami eterni significa per l'eternità. Quindi che non usciranno mai più, domanda. Allora, se questi a quanto pare non possono più uscire, perché Apocalisse ci dice che sarà aperto l'abisso e usciranno queste langoste, queste locuste? La risposta numero uno è, come abbiamo visto in Luca 8:31, è chiaro che durante i millenni, è chiaro, è implicito, ok, l'abisso si è andato via più riempiendo, perché ogni tanto, ok, i demoni potevano essere, i demoni e anche altri, anche è scontato, troni e principati, potevano e possono essere mandati all'abisso. Quindi è chiaro che questi qua usciranno. Ecco chi sono. Se, questo lo dico per quelli che conoscono bene le scritture, che sicuramente li fanno questi allacci, allora noi ve li spieghiamo. Inoltre bisogna vedere se questo legame eterno prevede magari qualche clausola, forse molto improbabile, anche per quegli altri, ma veramente questo è improbabile. Comunque la prima spiegazione è veramente logica, ma anche scritturale, insomma. Non è che ci stiamo a inventare cose strane. Ok. Una cosa è certa, l'abisso sarà aperto. Dall'abisso torniamo. Ok, abbiamo finito. Ho sorvolato di dire quello che è scritto in Pietro. In Pietro è scritto che nell'abisso, nel Tartaro, sono state rinchiuse queste entità che praticamente erano entità formidabili, e si pensa che erano talmente cattivi, talmente potenti e stavano talmente vicino a Dio che praticamente sono stati rinchiusi in questo abisso, perché sono di una pericolosità inaudita. Benedetto è il santo nome del Signore. Allora, scusate, voglio chiudere un attimo. Ok, ah, sono ritornato, registra schermo, ecco, ok, allora, torniamo qui. Allora, a questo punto vogliamo passare al fumo, eccolo qua, dal pozzo salì un fumo, eccolo qua, sempre nel verso 2, appunto di Apocalisse 9. Benissimo. Allora, cosa significa fumo? Allora, il fumo significa tante cose. A volte implica o indica cose buone, altre volte indica cose non buone, quindi cose cattive. In questo caso, ovviamente, indica cose perverse e cattivissime, cose bruttissime. Bene. Allora, il fumo ci indica quanto segue: primo, tormento; secondo, angoscia; terzo, pianto; quarto, povertà, perdita dei beni di ogni genere; abbassamento, umiliazione, rapidità della distruzione. Come facciamo a sapere tutte queste cose? Già detto, la Bibbia porta luce a se stessa. Se tu prendi, però non lo leggiamo per motivi di tempo, Apocalisse 9:18 dice, ok,
da queste tre piaghe, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo, uscivano dalle bocche loro, e che uscivano dalle bocche loro fu uccisa la terza parte degli uomini. Quindi il fumo porta anche morte. Poi, se noi andiamo in Apocalisse 14, punto 11, è scritto che il fumo del tormento, ecco qui perché abbiamo detto tormento, quindi il fumo è anche indica anche tormento, e così via. Poi c'è Apocalisse 18.9, ve lo mettiamo, e voi appunto, ok? Potete leggervelo. Poi c'è Apocalisse 19, il verso 2 e 3, eccolo qua, ve lo potete leggere. Poi c'è Genesi 19.28, Isaia 34.10, Gioele 2.30, Naum 2.13 e molti altri riferimenti, dove appunto troverete che il fumo indica tormento, angoscia, pianto, perdita dei beni, povertà, abbassamento, distruzione, umiliazione e anche rapidità della distruzione. Appunto, leggendo tutta la scrittura arrivate a queste delucidazioni, a comprendere appunto quello che è il mondo spirituale. Inoltre, noi abbiamo visto che a un certo punto abbiamo trovato, diciamo, l'oscurità, col sole spento, la luna spenta, le stelle spente, il fumo, più il fumo dei vulcani, il fumo degli incendi, il fumo delle guerre, e tutto questo perché appunto nel capitolo 8 abbiamo parlato di tutte queste cose. Appunto, per quanto riguarda il giorno del Signore, noi troviamo il giorno del Signore in tutto il discorso veterotestamentario, tra cui è famosissimo Gioele. Gioele 2, 1 e 2, Zaccaria 14, 4 e 7 ci parla del giorno del Signore, di come è giorno di oscurità, di densa caligine. Gioele 2, vedi, giorno di tenebre, di caligine, giorno di nuvola e di folta oscurità che si spande su per i monti come l'alba, un grande possente poca, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo come il discorso veterotestamentario è complementare del discorso del Nuovo Testamento, o viceversa, il Nuovo Testamento è complementare del discorso e profezie veterotestamentarie. Zaccaria 14. Zaccaria 14, ok, 4 e 7 ci dice: voi fuggirete fino a 6, fuggirete come fuggiste, e avverrà in quel giorno, vedete, quel giorno, quel tempo, giorno del Signore, ok, la luce non sarà e ci sarà caligine. Quindi noi vediamo che appunto sia dal capitolo 8 che dal capitolo 9 che appunto questo fumo è anche un ottenebrare, ok? Poi le cose spirituali si concretizzano anche materialmente parlando. Quando il mondo spirituale è buio, noi vediamo che anche materialmente parlando, molto spesso, il Signore ci fa vedere appunto tutto abbastanza buio, abbastanza tetro. Tanto è vero che appunto il capitolo 8 ci dice che la terza parte del sole non farà più luce, la terza parte della luna non farà più luce, la terza parte delle stelle non faranno più luce. Quindi il mondo spirituale viene raffigurato anche materialmente parlando, dal mondo appunto materiale. Benedetto il nome del Signore. Questo perché lo fa Dio? Ce lo dice sempre la stessa Bibbia. Se tu vai in
Proverbi, capitolo 4, verso 19, ti dice che la via degli empi è come caligine, cioè è come buio, e quindi essi inciampano o incappano. Capito? Siccome la via dell'empio, del satanista, del massone, dello gnostico, della New Age è oscurità, Dio ti acceca. Tu vuoi il buio? Vuoi il principe delle tenebre? Perché Satana è il principe delle tenebre? Anche il mondo io lo ridurrò in tenebre, proprio materialmente parlando. Questo è biblico. Ancora una volta vediamo che l'Antico Testamento, ok, è correlato al 100% col Nuovo Testamento. Giusto? Fammi vedere se sto a registrare. Perché poi magari mi capita che sto a parlare da solo. E questo non va bene. Allora, ma non è tutto. Ci abbiamo anche Giobbe. È scritto che la luce degli empi sarà spenta, niuna favilla del fuoco loro rilucerà, la luce sarà oscurata nel loro tabernacolo e la loro lampada sarà spenta intorno a loro, i loro fieri passi saranno ristretti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo che come è vero che si concretizza spiritualmente parlando nel cuore di ogni empio, a sua volta, quando la Chiesa sarà tolta dalla terra, l'empio non avrà più la luce di questo mondo materiale. Ma non è tutto. È scritto in Matteo 15,14 che esiste una oscurità profonda e parla di un fosso. Bene, torniamo in Apocalisse. Allora, c'ho sto mouse proprio che quanto non lo sopporto. Apocalisse 9, no, 9. Ok. Allora, parla sempre del pozzo, salì il fumo e poi dice «simigliante al fumo di una grande fornace ardente». Attenzione, attenzione, qui parla di calore, parla di fuoco, parla di abisso, parla di sofferenza, ragion per cui tutti quelli che stanno dentro l'abisso sono tanto un tantino arrabbiati, un pochino, e più anche perché, insomma, stanno soffrendo, giustamente, per quello che hanno fatto. Bene, ma non è tutto. Poi dice, per questo fumo il sole e l'aria si oscurò, perché cosa? Per il fumo del pozzo. Quindi noi vediamo che quello che succede nel mondo spirituale, e Dio ce lo fa vedere anche nel mondo materiale riproducendo lo stesso fenomeno. Ecco qui che quello che abbiamo appena detto viene perfettamente confermato dalla scrittura. Non ci stiamo inventando niente, lo abbiamo già spiegato, che ve ne pare. Come vedete, noi quando insegniamo Bibbia dobbiamo essere biblici. Bene, quindi ci sarà un'invasione completa sia del mondo spirituale e quindi anche del mondo materiale. Un esempio su tutti, lo abbiamo già portato, il diluvio. Bene. Finalmente abbiamo finito col verso numero 2 e passiamo al verso numero 3. E di quel fumo uscirono in terra locuste, fu loro dato potere simile a quello degli scorpioni della terra. Locuste. Eccolo qua. Perfetto. Allora, locuste. Le locuste uscirono da dove uscirono? Dal fumo. Dal fumo.
avrebbe potuto dire: dall'abisso uscirono le locuste. Non lo ha detto. Dice: dal fumo uscirono le locuste. Dal fumo. Attenzione. Attenzione al linguaggio biblico. Uscirono delle locuste. Perché la scrittura ci dice dal fumo? Il fumo occulta, il fumo nasconde. E quindi questo ci fa capire il carattere oscuro, pernicioso, subdolo, nascosto, ma non solo. Qualcosa che non si vede, quando arriva, arriva come? Che tu non te l'aspetti, quindi carattere improvviso, malefico. La scrittura, anche quando usa un linguaggio allegorico, vuole rappresentare delle verità, anche se qui queste cose sono letterali. E quindi qualcosa di nero, perché il fumo è nero, perché parla del fumo di una fornace. Il fumo di una fornace non è bianco, è nero. Bene. Ora, come già detto, dal fumo, dall'abisso, quello che è uscito fuori sono dei demoni. Qui parla di locuste, benissimo. Ma, attenzione, qui la scrittura identifica il mondo demoniaco con gli animali, come dirà altrove, appunto, che il regno demoniaco è animale, è bestia. Allora, il fatto ulteriore, oltre quello, tutto quello che abbiamo detto per dimostrare che abbiamo dimostrato che nell'abisso non c'è solo locuste ma c'è solo demoni, appunto abbiamo visto Luca 8:31, insomma, eccetera eccetera eccetera, ulteriori dimostrazioni che appunto ci confermano che queste locuste sono demoni, si ritrova si riscontra nello stesso passo biblico. Infatti è scritto che a loro fu dato potere, vedi, sono tutti sottomessi i demoni, simile a quello degli scorpioni della terra. Ok, e adesso saltiamo un po' di versi per poi ritornare indietro. Infatti, non trovo la parola, ecco, eccola qua, dice che queste locuste avevano delle code simili a degli scorpioni. Ora, noi sappiamo che la locusta non ha una coda da scorpione. Ecco qui un'ulteriore dimostrazione che queste locuste sono demoni. Ma non è tutto. Qui in questo passo è scritto che avevano per re sopra loro, quindi avevano un capo, avevano per capo sopra loro l'angelo dell'abisso. Ora, fino a prova contraria, le locuste, dice la scrittura stessa, non hanno un capo. Dove è scritto? E lo diciamo subito, noi andiamo in Proverbi 30, Proverbi 30.27, ci dice che le locuste non hanno re. Ora, queste locuste hanno re, vedi? Re, re. Qui dice che le locuste non hanno re. Qui dice che le locuste, queste locuste hanno re. Ulteriore conferma che non sono locuste, ma sono demoni. La scrittura getta luce a se stessa. L'Antico Testamento getta luce al Nuovo, il Nuovo getta luce all'Antico. Ecco qui, ancora una volta, per migliaia di volte, possiamo vedere che la correlazione tra Antico e Nuovo Testamento
che ne dica l'ufologino di turno, ogni nazione c'ha il suo birillino, che ne dica questo mondo gnostico, massonico, malinconico, alcolico, altamente faraonico. Bene, ora, praticamente la Terra si riempirà di queste entità e, come già detto, i principati, gli angeli, le podestà, i troni, le signorie a governare e i demoni a impossessarsi delle persone. Bene. Quindi possiamo dire che i demoni sono il braccio esecutivo. Ora, abbiamo affrontato appunto la descrizione dei demoni. Vogliamo affrontare la parte umana, quindi l'impossessamento. Bene, come già detto, appunto, i demoni si vanno a impossessare delle persone che non hanno il marchio di Dio, dirà l'Apocalisse altrove. Vedi Apocalisse 7, Apocalisse 14. La domanda del milione, quali persone? Appunto quelli che non hanno il marchio di Dio. Bene, e quali sono le persone che invece hanno il marchio di Dio? Gli ebrei, i 144.000, ti dà tutte quante le tribù. Ora, se le persone verranno possessate da questi demoni, che a sua volta questi demoni saranno comandati da queste alte gerarchie, una su tutte è questo Abaddon, che si trova qua, poi lo vedremo, no? Allora, di chi si impossesseranno in primis questi demoni, ovvero i principati, i troni, le podestà, le signorie, a chi, quali ordini gli daranno questi demoni, ok, di attaccare per prima gli esseri umani, in particolare quali esseri umani, ovviamente, chi controlla il mondo e quindi i capi di governo e quindi chi controlla a sua volta i capi di governo e quindi tutti gli uomini che si trovano al potere, sia da un punto di vista economico, chi controlla l'industria bellica, monetaria, scientifica, anche soprattutto molto importante, farmaceutica, cultura, insomma tutto quello che sta al vertice, tutte le persone che stanno al vertice sono quelle che Satana vuole, perché tramite queste che poi può controllare il mondo. Mica il mondo viene controllato da chi vende il pane o da un semplice impiegato, ma è chiaro che chi controlla il mondo sta in alto e Satana va a cercare quelle persone là, i generali, capi di Stato, ammiragli, soldati, eserciti. Rifletti a queste cose. Soprattutto lì si dirigeranno, oltre che poi tutti quanti gli altri. È chiaro, no? Che alla fine poi Satana vuole le anime, ma per avere tutte le anime deve controllare il mondo. O no? Questo è molto importante. Quindi, perché stiamo dicendo questo? Perché vogliamo capire il verso 9 e il verso 10. Ecco qui che iniziamo a saltare un po' di versi, ma poi andiamo a prendere anche gli altri. E dice: avevano degli usberghi, come usberghi di ferro, e simili, e il suono delle loro ali era come il suono dei carri o di molti cavalli correnti alla battaglia. Attenzione, qui Giovanni viene trasportato al futuro. Quindi un uomo di 2000 anni fa comincia a vedere delle cose, per descrivere queste cose utilizza un linguaggio contemporaneo a sé. E poi dice: avevano delle code simili a quelle degli scorpioni, v'erano delle punte nelle loro code e il potere loro era di danneggiare gli uomini per lo spazio di 5 mesi. Lasciamo stare adesso lo spazio di 5 mesi, che non ci interessa. Ci interesserà dopo. Ok.
è questo qua. Ok, come già detto, Giovanni, okay, viene trasportato nel giorno del Signore. E quindi nel giorno della grande tribolazione. Quindi da 2000 anni fa viene trasportato ai giorni nostri. Quando appunto in questo momento, da un momento all'altro, la Chiesa può essere tolta e iniziare appunto questo periodo. E quindi vede quello che oggi esiste. E come lo descrive? Con parole sue. Parla di usberghi, parla di ferro, parla del suono delle loro ali, cose che volano, dei loro carri. Avevano dei carri che però facevano rumore come tanti cavalli, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, l'usbergo nel Medioevo era una maglia lunga con una spaccatura al centro, tutta in ferro, dove appunto la spada non poteva danneggiare chi portava questo usbergo. Bene, quindi non pochi studiosi della parola di Dio hanno espresso che il significato di questo non è altro che la raffigurazione delle armi che oggi noi possediamo e degli eserciti che noi oggi abbiamo. Quindi qui ci sono carri armati, aeroplani, missili, cannoni, di tutto. E che Giovanni raffigura appunto con questo linguaggio. Benedetto il santo nome del Signore. Per chi lo vuole accettare? Una cosa è certa, anche se ci può sfuggire qualche cosa della ci possono sfuggire delle cose, fanno parte della cornice, come già detto nel video numero 8. Ma il quadro generale della situazione è semplicissimo. I demoni invaderanno la terra, i demoni si impossessano delle persone, soprattutto di chi comanda e degli eserciti, e questi eserciti, e questo lo dice tutto il resto della Bibbia, cominciando da Zaccaria, che ci parla degli eserciti del mondo, e non solo, gli ultimi capitoli dell'Apocalisse, Armagedonne, Ezechiele 38, eccetera, 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 questi eserciti attaccheranno! Faranno una devastazione soprattutto nei confronti degli ebrei, ma non solo. Quindi questo qui che noi stiamo dicendo, che questi sono eserciti, non è che anche se fosse sbagliato per dire, ma non ha nulla che questo si concretizzerà. Ecco qui che la semplicità dell'Apocalisse è incredibile. Tutto questo si concretizzerà, ci saranno questi eserciti. Quindi anche se qualcosa ci sfugge, ma l'Apocalisse è semplice, parla di questo, di ira, in virtù di quello che l'uomo ha fatto, distruggere lo stesso mondo con armamento nucleare. Chi sono stati a fare questo? I cristiani, come dicono i satanisti, il male del mondo sono i cristiani. Infatti 16.000-17.000 ordigni nucleari li abbiamo costruiti noi cristiani, sotto le chiese. Pensa un po'. A me risulta che sono tutti satanisti e massoni, gnostici, quelli che hanno fatto queste cose, e non il contrario. Malvagi. Molto spesso voi andrete all'inferno, molto presto voi andrete all'inferno se non vi ravvedete. Infatti, quando gli sarà detto... Nel verso 4 le fu detto che non danneggiassero l'erba della terra, né verdura alcuna, né albero alcuno. Ma vedi che torniamo poi da un verso all'altro, però poi lì trattiamo tutti, ma solo gli uomini che non hanno il segnale sulla fronte, che sono gli ebrei, e tutti quelli che si convertiranno iniziando proprio dagli islamici. E noi oggi abbiamo delle armi di ogni genere, che sono in grado di uccidere l'uomo, ma non distruggere l'erba, la verdura e gli alberi. Che ne pensate? Le langoste si riproducono in luoghi desertici, a proposito di fumo e occulto.
Quindi io mi sono visto dei documentari sulle langoste, sulla loro riproduzione, e proprio nel deserto si riproducono, in pochi giorni diventano un esercito incalcolabile e poi ti attaccano all'improvviso. Quindi nel deserto, appunto, è un qualcosa di nascosto, di occulto, che improvvisamente poi ti piomba addosso. Bene. Quindi la figura della langosta si può dire che è una figura allegorica che usa quindi dei simboli per rappresentare una cosa vera. Bene. Il verso 5 che io per una vita non ho capito, ad oggi invece mi è chiarissimo, per chi lo vuole accettare, ovviamente. Dice: le fu loro detto di non ucciderli, ma di tormentarli lo spazio di 5 mesi. E il tormento era come quello dello scorpione quando ha ferito. E poi dice: in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno, desidereranno di morire, ma la morte fuggirà loro. Ok. Se lo volete accettare, io ho trovato il vero significato, grazie a Dio, di questo verso. Però uno è libero di accettare o rifiutare. Perché io ho sentito non pochi dire che gli uomini in quel giorno, anche quelli che si cercheranno di suicidarsi, non ci riusciranno. Ma questo però va contro l'umanità stessa dell'uomo, perché se tu prendi la Magnum 45 e te la dai sulla tempia, mori. O se te butti dal 50° piano di un grattacielo, mori. Quindi non lega sta cosa qua. Però siccome diciamo che al 99,99% qui parla proprio di eserciti, e questo, come già detto, lo riscontriamo nel resto della parola di Dio, appunto, vedi Zaccaria capitolo 12, capitolo 14, Ezechiele 38, Armageddon stesso, nell'Apocalisse, eccetera, eccetera, dove ci saranno guerre, eserciti. Abbiamo fatto il video sulla Terza Guerra Mondiale, dove gli eserciti sono ormai pronti. Noi abbiamo scoperto e abbiamo denominato questo fenomeno la animalizzazione degli eserciti degli ultimi giorni, che ce ne siamo accorti così per caso. Abbiamo detto: Dio mio, ma è terribile, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che questo qui sono gli eserciti, che quelli che prenderanno non li uccideranno, li tormenteranno con le loro armi chimiche e tutto quanto, altri li faranno prigionieri, e gli uomini cercheranno la morte, ma non potranno morire perché saranno torturati, saranno malmenati da questi eserciti, eccetera, 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 e non li uccideranno. Ora, anche se fosse sbagliata questa traduzione, comunque non abbiamo toccato il fondamento biblico. Quindi sopra il fondamento biblico possiamo avere tutte le idee che vogliamo e non c'è nessun problema, perché non abbiamo appunto toccato il fondamento biblico. Ma è tutto molto lineare, non solo col passo immediato, ma con tutto il contesto biblico, che ci parla sempre di guerre, di eserciti, e che i demoni e i principati governano le nazioni attraverso i capi, e i capi concretizzano il loro potere attraverso la forza e quindi attraverso gli eserciti e l'economia. O no? Questo è biblico. Ora, quando parla di 5 mesi, usa le figure delle langoste, perché le langoste durano 5 mesi, 5 grazia, quindi anche sotto il tempo dell'Apocalisse o il giorno del Signore ci sarà sempre grazia. Infatti altrove dirà
Il Signore, con tutto ciò che gli è successo, non si sono pentiti e continuano ad adorare i demoni. Voi vedete che appunto il Signore si aspetta durante la grande tribolazione che gli uomini si pentano per poter smettere, tutto sommato. Lui lo farebbe, ovviamente loro non smetteranno. E quindi lui non permette che vadano oltre 5 mesi, perché comunque, per quanto sarà terribile, sarà sempre misurato il castigo di Dio. Perché lui poi, durante il tempo della grande tribolazione, noi vediamo che ci sono dei periodi cortissimi di quiete, come dire, vi è successo tutto questo, vi pentite? Noi vediamo che non si pentono e che continuano a fare il male, ad adorare i demoni, e Dio continua, ma sempre via più, da male in peggio e da peggio in peggio ancora. Ecco qui che si sta per concretizzare il governo, il nuovo governo di ordine mondiale, che non sarà altro che il governo dell'Anticristo, che si concretizzerà a pieno nella grande tribolazione. Bene, è scritto in Giacomo 3,15 che tutto ciò che è maligno, tutto ciò che è satanico, è animale. Giacomo 3,15. Ecco perché poi il Signore usa degli animali, altrove parlerà di rane e così via, di rettili, di dragone. Ecco perché l'uomo peccatore è una bestia, si comporta come una bestia. Ecco perché il mondo omosessuale dice di essere tale e di giustificarsi alla luce di quello che fanno gli animali. Siccome lo fanno gli animali, allora lo fanno pure loro. Vedete come tutto combacia alla perfezione? Quanto è perfetta la parola di Dio. Bene, allora, non so se fermarmi un attimo. Ma sì, allora mi fermo un attimo e riprendo dopo. Ci vediamo tra un po'. Ciao. Bene, cari amici, eccoci nuovamente tornati, gloria a Dio, quindi proseguiamo e riprendiamo il discorso da dove lo avevamo lasciato. Quindi una nota molto importante che forse non abbiamo enfatizzato a sufficienza, ovvero il fatto che, come abbiamo visto, c'è una certa situazione che si concretizza nel capitolo numero 9 dell'Apocalisse. Quindi sono in particolare, diciamo, l'oggetto centrale che ivi si trova si riscontra nelle locuste che fuoriescono dall'abisso. Allora, normalmente le posizioni sono due. Una dice che questo si riferisce unicamente al mondo spirituale. Altri dicono no, si riferisce al mondo materiale. Quindi alcuni puntano no, sono demoni, altri puntano no, sono persone, sono eserciti e così via dicendo. Noi invece diciamo, come nostro classico, chi segue i nostri video sa perfettamente che noi spesso facciamo questo, diciamo no, sono entrambi. Qualcuno dirà e te pareva, ma lo abbiamo dimostrato. Sono entrambi, è sia il mondo spirituale che il mondo materiale. Quindi lì troviamo tutte e due le parti. Infatti il mondo spirituale che cosa fa? Intanto esiste, è qualcosa di reale. E poi che cosa fa? Il mondo spirituale si impossessa del mondo materiale. Cosa fanno i demoni? I demoni escono e il mondo spirituale, poi che cosa fa il mondo spirituale? Si impossessa del mondo materiale. Lo abbiamo detto. Abbiamo portato i passi, eccetera, eccetera. Ricordiamo uno di tutti i passi che abbiamo portato da quando è iniziato il video. Lo stesso Satana disse: tutti i regni, questo in Matteo 4, mi sono stati dati. Quindi se Satana, che è il mondo spirituale, ha in suo potere
il mondo materiale vuol dire che le persone lavorano per lui e sono completamente impossessate, diciamo, attraverso i suoi agenti demoniaci, quindi i demoni. Gloria a Dio. Quindi questo è molto importante. Gloria a Dio. Ecco perché troviamo appunto la situazione prima che le langoste che escono, poi troviamo gli usberghi eccetera eccetera, che quelli chiaramente li sta descrivendo appunto degli eserciti eccetera eccetera eccetera. Queste cose si trovano in tutta la Bibbia, Dio lo ha sempre fatto, Dio ha profetizzato che alla fine dei tempi questi eserciti ci sarebbero stati, addirittura più avanti citerà il numero di molti eserciti che si raduneranno e il loro numero è di 200 milioni e così via, eccetera eccetera eccetera. Bene, ora altro fattore molto incisivo in questo. E allora, come abbiamo detto, Ecclesiaste 1:9 e 3:15 dice che la storia si ripete sempre. Bene, allora qui, siccome stiamo vedendo, come già detto, vogliamo ripetere molto, ci sono questi demoni, eccetera, eccetera, che fuoriescono da questo abisso, e poi sappiamo anche, come già detto, che i principati che si trovano su nell'aria, nel secondo cielo, saranno gettati sulla terra, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che tutte queste persone si andranno appunto a impossessare del genere umano che non ha ricevuto il marchio. Qualcuno dirà: già l'hai detto. Sì, ma adesso lo stiamo ripetendo nuovamente perché vogliamo enfatizzare un'altra cosa, appunto Ecclesiaste 1:9 e 3:15. Se questa è l'ultima volta, diciamo, che si concretizzerà un qualcosa del genere, nel senso che diciamo l'ultima volta perché siamo a ridosso, a un passo del rapimento della Chiesa. Domanda: siccome la storia si ripete sempre e adesso si sta per concretizzare e poi viene il Signore e poi basta con i demoni perché saranno tutti gettati nell'abisso, nel passato si è mai concretizzato un qualcosa del genere in virtù di Ecclesiaste 1:9 e 3:15? La risposta è sì, e ce l'ha da sempre la parola di Dio. Non a caso, quando noi leggiamo i Vangeli, noi riscontriamo che quando il Signore Gesù è venuto per la prima volta non faceva altro che stare a cacciare demoni in continuazione, lui, i suoi discepoli e così via. Era pieno di indemoniati. Quindi noi vediamo che prima che si manifestasse il Messia alla gente, al suo popolo, per poi andare questa meravigliosa dottrina, conquistare poi tutta la terra, come lui stesso dirà, sia per bocca dei profeti veterotestamentari, che lui stesso dirà questo, e i suoi stessi apostoli, no? Prima che lui si manifestasse, troviamo che già Satana si stava iniziando a impossessare, no, di chiunque trovasse appunto con un cuore che non fosse in regola col Signore, perché è lì quando i demoni entrano. Quando qualcuno non è in regola col Signore, allora non hai difesa, allora lì si entrano. Allora si arrivano tutte le macchinazioni dei satanisti, eccetera, eccetera. Ma quando un cuore è in regola col Signore, beh, il Signore accampa intorno a sé i suoi angeli, è lavato col sangue di Cristo e lo stesso Spirito Santo dimora dentro di lui. Quindi, spiritualmente parlando, diventa proprio intoccabile. E quindi noi troviamo che quando il Signore Gesù Cristo è venuto, c'era un'azione demoniaca non indifferente. Ora, oggi, questa storia si ripeterà nuovamente, appunto, non solo con l'apertura dell'abisso, ma con tante altre situazioni. E noi stiamo vedendo i segni pre-apocalittici e noi stiamo vedendo che ci sono una marea di indemoniati. Dentro la stessa chiesa, dentro le stesse chiese che non sono di sana dottrina,
queste chiese che applicano, perché siamo stati infiltrati da una marea di massoni, di satanisti e di gesuiti, e lo diciamo apertamente ormai. Questa è storia, insomma, anche perché il mondo colto, il mondo erudito, queste cose le sa e le denuncia. E la storia del Papa Nero è uscita fuori, voi non le sapete le cose, sappiamo che non le sapete. La storia del Papa Nero, se è uscita fuori, è grazie a noi pentecostali. Siamo stati noi pentecostali a svelare a rivelare questo mistero, a togliere questo velo, attraverso un uomo, un grande uomo, che è stato un grande gesuita, convertito all'Evangelo di Gesù Cristo, uno dei più grandi oratori che io abbia mai visto, incredibile, una potenza incredibile, convertito a Cristo e poi alla fine ovviamente è stato ucciso. Non voglio fare il nome per adesso, no, perché non mi va in questo momento, quando sarà lo farò. È famosissimo, lo conosce tutto il mondo, ovviamente qui in Italia non si sa mai niente, eccetera eccetera eccetera. Quindi perché dico questo? Perché appunto tutti questi infiltrati poi con le loro arti magiche, quando tu vedi tutte queste cadute a terra all'indietro e tutti questi riti che veramente sono a decine di decine di decine, quelli sono impossessamenti demoniaci, possessioni anzi demoniaci, demoniache, scusate, femminile, sono possessioni demoniache, ok? Bene. Ma non solo nel mondo religioso nostro, questo avviene anche in mezzo al cattolicesimo e in molte altre, in molti altri movimenti, siano questi religiosi o pseudo religiosi. Poi alla fine è tutta una, tutti hanno la religione, anche la massoneria, lo gnosticismo è una religione, gloria a Dio. E quindi di gente posseduta oggi ce n'è tanta, mo lasciamo stare nel nostro ambiente europeo che siamo circa 500 milioni, ma nel resto del mondo è molto palese il movimento satanico. Ci sono spiriti, quando tu entri nel nostro mondo, no? Ci sono questi europeo, ci sono queste entità, questi troni, questi rettori del mondo che stanno nell'aria e che gestiscono tutto, tutti quelli che sono i demoni più piccoli, e in questo, diciamo, in questa cappa spirituale trovi l'ateismo, trovi lo gnosticismo, trovi la pseudo incredulità, eccetera eccetera. Quando tu ti sposti e vai verso l'India, trovi uno dei movimenti satanici più, per quanto riguarda le religioni, più forti al mondo, dove addirittura lì ci butta un occhio lo stesso Satana in persona. Quando cambi e vai verso l'Asia, verso la Cina, trovi altri spiriti, ma tutto il mondo è completamente soggiogato, sia in un modo che in un altro, da questi spiriti. E poi Dio muove anche le sue pedine. Vi faccio un esempio già fatto in passato. Se tu prendi la Corea del Nord, no? Tu prendi la... Se tu prendi la Corea del Nord, è l'ultimo paese al mondo ultracomunista, ultrasocialista, ultradittatore, eccetera, 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 ultra-ateo, diciamo, e dove proprio il cristianesimo non entra. Allora Dio che cosa fa? Con chi fa frontiera la Corea del Nord e con la Corea del Sud? Scusate, voglio accendere la navigazione virtuale. Ecco, ok, perfetto. E quindi noi vediamo che la Corea del Nord, spiritualmente parlando, c'ha una guerra incredibile e Dio la combatte con altre entità spirituali che sono gli angeli buoni. E quindi noi vediamo che in Corea del Nord è dove la Chiesa cresce di meno, e la Corea del Sud è dove la Chiesa cresce di più in tutto il mondo.
mentre invece la chiesa più grande del mondo si trova in Brasile, e così via. Quindi noi vediamo che questo mondo, alla fine, quello che succede nel mondo spirituale, lo possiamo capire guardando il mondo materiale. Questo è molto importante, ok? Quindi, siccome si sta per manifestare per la seconda volta Gesù Cristo, perché tornerà la seconda volta e si materializzerà il suo regno, ora il suo regno spirituale sta dentro i nostri cuori, molto spesso e molto presto il suo regno si concretizzerà in modo materiale con il millennio. E quindi, come la prima volta che lui è venuto era pieno di indemoniati, oggi stiamo rivedendo queste cose e il culmine appunto si concretizzerà con tutto il discorso dell'Apocalisse, in particolare quando si aprirà questo abisso succederà proprio il pandemonio. Ecco qui una parola adattissima. Allora, altre cose che dimostrano che la storia si ripete? Prima che Gesù Cristo venisse per la prima volta, Gerusalemme fu presa dai Romani e quindi Canaan verrà invasa. Se non vado errato, dovrebbe essere il 66 avanti Cristo. Correggetemi se sbaglio nei commenti. Dovrebbe essere il 66 avanti Cristo. I Romani invadono, c'è tutta la storia, perché lì c'è Edom, insomma, eccetera. Se leggete Flavio Giuseppe, eccolo là. Se leggete Guerre giudaiche di Flavio Giuseppe, ti racconta molto bene, insomma, queste storie, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi Gerusalemme è stata presa e poi è venuto Cristo e ha trovato appunto Gerusalemme presa. Siccome la storia si ripete, il centro del mondo non solo fisicamente ma anche spiritualmente è Israele e Gerusalemme, infatti materialmente parlando, se tu unisci tutti quanti i continenti noterai che Israele sta al centro del mondo, Gerusalemme sta al centro di Israele, di Canaan, e il monte del Tempio sta al centro di Gerusalemme. Quindi Gerusalemme è il centro del mondo non solo materialmente ma anche spiritualmente. Quindi quando Gesù tornerà per la seconda volta, Israele sarà conquistata nuovamente dai Goim, dai gentili. Quando? Zaccaria 14 versi 1 e 2. Cosa sono le nazioni nella Bibbia? Attenzione, dobbiamo sapere tradurre ciò che è scritto al mondo contemporaneo, quindi al mondo politico di oggi, al mondo bellico di oggi, eccetera, eccetera, eccetera. Le nazioni sono l'ONU. Se tu guardi l'ONU, ci sono tutte le bandiere, le bandiere delle nazioni, con tutti i loro rispettivi rappresentanti, e quando si riuniscono, appunto, si riuniscono per legiferare, deliberare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come stiamo vedendo, il quadro generale, il quadro centrale, il disegno dell'Apocalisse, in questo caso del capitolo numero 9, è molto semplice da capire. Il libro dell'Apocalisse non è un libro difficile. Andiamo avanti. Allora, abbiamo parlato di molti versi, alcuni li abbiamo saltati, poi siamo tornati indietro. Bene, ora proseguiamo, già che siamo tornati indietro, andiamo avanti con il numero 6 e leggiamo. In quei giorni, nota bene, in quei giorni, ve l'abbiamo detto, in quel giorno, in quel tempo, in quei giorni, il giorno del Signore, l'Apocalisse, la grande tribolazione, indicano sempre questo periodo. Ecco perché quando leggi l'Antico Testamento e trovi un qualcosa di scritto che si capisce che si riferisce al giorno dell'Apocalisse, spesso c'è appunto questa chiave di lettura che dice, ti dà la data, in quel giorno o in quel tempo o in quei giorni.
Questo è molto importante, lo abbiamo già spiegato altrove. Quindi, in quei giorni, ok, quindi gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno. Di questo ne abbiamo già parlato. Bene. E poi ti fa l'esempio dello scorpione, ok? Che praticamente il tormento sarà come quello dello scorpione. Noi sappiamo che in linea di massima normalmente lo scorpione non uccide, normalmente. È difficile che uccida, però ti fa soffrire in un modo indescrivibile. Alcuni hanno paragonato l'azione di alcune pungicature di scorpioni a qualcosa che somiglia molto a un possedimento. Ci sono alcune punture dove tu vedi la persona proprio cambiare faccia, trasformarsi, scuotersi, buttarsi per terra, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Appunto, il Signore usa cose, allegorie, cose allegoriche per parlarti appunto di qualcosa di vero, reale, concreto. Quindi la Bibbia è tutta letterale, soprattutto il libro dell'Apocalisse. Bene, quindi, numero 7. Dice: i loro sembianti, quindi i sembianti delle locuste, erano simili a cavalli apparecchiati alla battaglia e avevano nelle loro teste come delle corone d'oro. Ok, allora battaglia, quindi si va a confermare tutto quello che stiamo dicendo. Si parla di battaglia, si parla di guerre, si parla di invasioni. Tutto questo viene ulteriormente confermato, e ci sono ulteriori delucidazioni. Uno su tutti, devi andarti a vedere Daniele. E Daniele è il libro, è l'Apocalisse veterotestamentaria. Ecco perché si dovrebbero esaminare i due libri insieme. Però poi sto video dura 200 ore. Quindi il libro di Daniele conferma quello che noi stiamo dicendo, appunto presentando le battaglie che porterà avanti lo stesso anticristo. Uno su tutti, ti puoi vedere il capitolo anche 11, non solo. Bene, poi parla di corone, avevano delle corone d'oro, queste locuste. Cosa vuole dirci lo scrittore con corone d'oro? Corone d'oro significa gente che è atta a comandare, gente che governa, quindi questi controlleranno tutti i governi. E significa anche vittoria nella tragedia, cioè nessuno li fermerà. Corona d'oro, normalmente chi vince gli viene data la corona, questo nel bene ma anche nel male. Vittoria nella tragedia. Quindi nessuno scamperà. Chissà quanti in quei giorni si ricorderanno di aver disprezzato l'Evangelo di Gesù Cristo, di averlo incestinato, bruciato, battuto. Sai, di psicopatici ce ne sono sempre. Guarda quello che va facendo concerti per il mondo, bruciando Bibbia, eccetera, eccetera. No, nell'ultimo concerto vi è cascato non so quale attrezzo addosso, sta malissimo, nel senso che tu fai il male contro le cose di Dio e contro Dio, oggi e domani alla fine dovrai morire anche tu, e poi so guai. Avevano le facce d'uomini, quindi si conferma qua quanto stiamo dicendo ulteriormente. Eccolo qua, avevano facce d'uomini. Ok, quindi noi vediamo che appunto tutto lascia intravedere appunto che
il mondo spirituale si va a impossessare del mondo materiale. In primis, appunto, i governanti hanno gli eserciti per fare quello che sarebbe il loro, proprio per usare un termine adatto, i loro porci comodi, perché alla fine i loro comodi sono da porci, quindi da scrofe, eccetera, eccetera, eccetera. Si impossesseranno di tutta l'umanità. Interessante notare il verso 8, eccolo qua, quando dice che avevano capelli come capelli di donne. Ora, qualcuno disse, questo non lo diciamo noi, però lo prendiamo in prestito perché è molto attinente, che avranno l'astuzia della donna, perché in fondo la donna è famosa anche per la sua astuzia, no? Poi le capre stanno dappertutto, per carità. Però, diciamo che ci sono tante donne che in verità sono molto astute. Eva, la prima donna, no? È stata molto astuta nel far cadere suo marito. Quindi qui lanciamo un messaggio a tutte le donne che ci stanno guardando, in particolare alle donne cristiane o che dicono di essere cristiane. Se tu sei una donna e stai guardando questo, ascoltami bene, e sei astuta, ringrazia Dio per la tua astuzia e utilizza la tua astuzia per fare il bene e non per fare il male. Attenzione quando una donna usa la sua astuzia per manipolare il proprio marito, alle volte un pastore, per fare i porci suoi comodi, distruggere una chiesa, portare il male dentro una chiesa, portare il male dentro una famiglia, portare il male nella vita del proprio marito, eccetera, eccetera, eccetera. Nessuno fugge alla giustizia divina. Io ho visto cose. Il Signore ha aspettato anche non 10, ma neanche 20, anche 30-35 anni, e poi ha cominciato a fare giustizia. E non puoi capire quello che succede se ancora non hai visto queste cose. È un monito. Quindi, se hai molta astuzia, messaggio rivolto alle donne, gloria a Dio per questa astuzia e usatela per il bene dell'Evangelo, il bene della Chiesa e il bene di vostro marito, se volete accettare questo consiglio, se no, fai come vuoi. Quindi alcuni dicono che qui parla dell'astuzia e noi siamo pienamente d'accordo. Altri hanno detto, e anche qui siamo pienamente d'accordo perché chissà quanti risvolti prende, che comunque oggigiorno l'umanità non distingue più il bene dal male, il nero dal bianco. E quindi gli uomini che sono invasi appunto da demoni a un certo punto si svegliano una mattina e dicono, l'uomo dice no, non sono un uomo, sono una donna, la donna si sveglia e dice no, non sono una donna, sono un uomo. E quindi c'è tutta questa promiscuità e si vuol far fare ai bambini quello che vogliono, perché il bambino quando è piccolo, se tu gli dici una cosa, quello ci crede. Se tu gli dici guarda un asino, quello ci crede. Se tu gli dici sì sì tu sei una donna, quello ci crede. Se il bambino sente una cosa perché è bambino e è folle, deve essere corretto, gloria a Dio. E tu non lo devi assecondare, lo devi insegnare. E non gli puoi far fare al bambino quello che lui vuole. Ecco. Quindi, molti vedono quanto appena spiegato. Noi siamo pienamente d'accordo. Come abbiamo detto, il quadro dell'Apocalisse è molto semplice, il disegno del quadro è molto semplice, poi nella cornice ci possono essere delle cose che possono essere di difficile comprenderle,
Ma comunque il discorso generale diciamo che è veramente molto semplice. Poi se delle cose che noi abbiamo detto possono essere discutibili o addirittura secondo qualcuno non vere, beh, non abbiamo toccato il fondamento, ragion per cui gloria a Dio. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti, sì, verso 8, sempre il verso 8, dice che avevano denti come denti di leone. Allora, che fa la donna? La donna inganna, no? Dove sta? Eccolo qui. La donna inganna e poi distrugge. Così sarà la natura di questi demoni. Prima inganneranno, poi distruggeranno, ragion per cui gli uomini che avranno questi demoni addosso avranno queste caratteristiche, che si rispecchia alla perfezione con quello che sta succedendo oggi nel mondo. Appunto, se tu ti metti a guardare, no, il mondo politico internazionale, no, un esempio su tutti, noi non siamo a favore di nessuno, politicamente parlando, di nessuno proprio, però per farvi un esempio c'è Trump che a novembre dell'anno scorso ha fatto un discorso asserendo che quando lui sarebbe diventato presidente, sarebbe intervenuto nei confronti della Cina, eccetera, 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 e che avrebbe fermato il loro commercio, il loro espansionismo nel loro paese, perché la Cina è il primo investitore che appunto opera negli Stati Uniti, è il primo importatore, è il primo esportatore, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. E lui ha detto: io fermerò la Cina. Ora, proprio in questi giorni, Trump sta facendo un giro per tutta la parte asiatica, sta visitando 5 nazioni, tra cui appunto la Cina, poi il Vietnam, la Corea del Sud, il Giappone e un altro, insomma 5, insomma, l'Indonesia, non mi ricordo, vabbè, queste 5 nazioni. È andato in Cina per fare ulteriori trattati industriali, eccetera, eccetera. E gli ha detto: comprate le nostre armi. Perché gli ha detto comprate le nostre armi? L'ha pure detto, pensate, la gente poi ascolta. Dice: perché così ci saranno molti milioni o molti posti di lavoro. Siccome lui ha promesso nella sua campagna che avrebbe aumentato i posti di lavoro, e da quando si è insediato effettivamente sono aumentati, ma è chiaro che dietro il discorso bellico poi ci sono degli interessi economici paurosi, oltre che i suoi interessi personali, che è la campagna, perché lui ci sta perdendo la faccia in questo momento. Insomma, noi possiamo vedere che oggigiorno i politici, che questi sono tutti governati da queste entità demoniache, sono astuti come donne, per poi tirare fuori i denti da leone. È esattamente quello che abbiamo portato il presidente Trump, la stessa cosa potremmo dire del presidente Cino, e la stessa cosa potremmo dire di qualsiasi presidente sulla faccia della terra. Va bene? Noi non siamo né contro né a favore di nessun governo, perché siamo completamente alieni. Vogliamo usare questo, no? Già che si parla tanto di alieni. Siamo alieni, cioè estranei, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, però la politica la dobbiamo seguire, perché chi tratta escatologia, è impossibile che tu ti metti a trattare escatologia e non segui tutto quello che è discorso politico, bellico, economico, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. E quindi vittoria assicurata. Denti da leone, vittoria assicurata. Nessuno fermerà questo che si sta per concretizzare nel capitolo 9. Nessuno. Dice: preghiamo per loro, ma preghiamo per tutti. Ma tanto quello che deve arrivare, arriva. I satanisti non si ravvederanno, i massoni non si ravvederanno.
No, per questo non dobbiamo pregare, anche se abbiamo visto in uno dei video precedenti qual è il peccato che mena a morte e la preghiera che non si deve fare. Ma di tutta sta gente qua, se si converte l'1%, sarebbe un miracolo, ma non si convertirà l'1%. Ogni tanto si converte qualche grande satanista, ma è molto raro. Quindi quando tu vedi che quello, dopo che tu gli hai fatto quelle ammonizioni, 2, 3, 4, fermati e passa con un'altra tattica, denuncia. E non chiedere scusa quando denuncia un satanista. Ok. Allora, siamo in conclusione e poi passiamo al così, per così dire, il piatto forte. Allora, verso 9 e verso 10 li abbiamo già trattati prima. Avevano degli usberghi, avevano delle code, quindi questi già li abbiamo trattati prima. Vedi, prima in seduta, durante questo video, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo saltato dal verso 4, poi siamo passati al verso 9, al verso 10, poi siamo tornati sopra, abbiamo cominciato a ripartire dal verso 5, 6, il 7 e l'8 e insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il 9 e il 10 già li abbiamo trattati. Quindi andiamo avanti e trattiamo l'ultimo verso. L'ultimo verso, perché di questo capitolo tratteremo fino al verso 11, perché? Perché è un video troppo lungo. Allora, quindi 11. Avevano per re sopra loro l'angelo dell'abisso. Domanda: chi è st'angelo dell'abisso? Io ho sempre pensato che fosse stato Satana, però poi indagando di più, sentendo anche altre campane, altri grandi uomini di Dio, grandi predicatori, qualcuno ha detto che potrebbe anche non essere Satana. E noi ci abbiamo pensato, abbiamo detto, in fondo, perché dire in modo tassativo, ah no, è Satana, punto e basta. Potrebbe anche non essere Satana. Domanda. O lo vogliamo completamente scartare? Noi non lo scartiamo, diciamo che potrebbe essere Satana, potrebbe non essere Satana, perché a un certo punto noi vediamo che qui scende Satana, e questo ce lo dice lo stesso contesto. Ma qui dice che avevano per re questi qua che sono usciti, stanno uscendo, avevano per re sopra loro l'angelo dell'abisso. Vedete, l'angelo, il capo non è un demone, è un angelo. E quindi angeli, principati, troni, podestà, signorie, governanti di questo mondo, sono una cosa ben diversa dai demoni, stanno sopra. L'angelo dell'abisso, questi avevano per re l'angelo dell'abisso. Quindi, tutto sommato, chi dice che non è Satana, non è che sia un incolto biblicamente parlando, assolutamente. Tanto di cappello per quelli che ne sanno molto più di noi. Lo diciamo e dobbiamo essere umili. Apro parentesi per far capire una cosa. Quando verrà l'anticristo, quando si manifesterà l'anticristo, perché è già qui sulla terra, che pensate che si che si impossesserà di lui? Non sarà mica Satana, sapete? Questo ce lo dice capitolo 13 di Apocalisse. Mo non c'entriamo. Ma è ovvio che non sarà Satana. Anzi, se tu leggi Apocalisse 13, dice che il dragone, che è Satana, gli darà il potere a questo anticristo, e la gente adorerà l'anticristo, adorerà il falso profeta e adorerà il dragone. Quindi è chiaro che Satana non si impossesserà, anche perché se Satana si impossessasse dell'anticristo, sarebbe limitato, perché Satana non può stare ovunque. Quella è prerogativa divina, solo Dio è onnipresente. Ma Satana può arrivare in qualsiasi punto in un batter d'occhio, possiamo dire, no?
ma non sta ovunque. E quindi se lui si, se lui andasse a impossessarsi di qualche corpo, limiterebbe il suo girovagare, il suo andare, venire, tornare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è anche logico tutto questo. Bene. Domanda, potrebbe essere che questo qui, questo Abaddon, sarà lui che si andrà a impossessare dell'anticristo alla luce di quanto appena detto? Penso che sono quelle domande che non troveranno mai risposta, salvo che mere e dignitose speculazioni. Speculare significa formulare una teoria che si può fare in modo rispettuoso e legittimo, ovvero profano, come dicono in alcuni ambienti. Gloria a Dio. Bene. Allora, Abaddon, questo ci servirà per dopo, perché ci occuperemo poi della seconda parte che vi abbiamo presentato nell'intro. Allora, Abaddon, si dice in ebreo Abaddon, è formato da più parole, però insomma Abaddon significa distruttore, e in greco si dice Apollyon, come dire, guarda che Abaddon e Apollyon sono la stessa cosa. Questo ci servirà per dopo. Ok, quindi Abaddon significa distruzione, significa rovina. Anche lo Shokel, ve lo faccio vedere, lo Shokel, ecco qua, questo è lo Shokel, ebraico biblico, ti dice appunto quanto vi stiamo dicendo, che è, significa appunto distruzione, gloria a Dio. E Apollyon gli dice sempre nel greco antico, sempre distruttore, ma si intende quello che costantemente distrugge, quindi che non smette mai di distruggere, che non ha riposo, cioè che praticamente il suo riposo è far del male e distruggere. Bene, potremo continuare con Giobbe 26,6 e Proverbi 27,20, però qui la faremo veramente lunga, dove nel testo originale, non nelle nostre versioni, parla dell'abisso. Quindi l'abisso, adesso non andiamo a spiegare, però se tu leggi il testo originale di Giobbe 26,6, Proverbi 27,20, parla dell'abisso. Ok. Praticamente, quando qui dice che dall'abisso è uscito fuori, chi è uscito fuori e il cui re era Abaddon, il distruttore, quindi è uscita fuori la morte, se lo unisci appunto questo abisso, questa parola abisso, ai passi già citati, possiamo vedere che è vero quello che grandi predicatori nel passato hanno detto, che la morte è uno spirito. Ed è vero. Ce lo dice questo passo qua. Ok, ci rendiamo conto che detta così non si capisce in maniera molto profonda, o forse non si capisce in granché, però dobbiamo andare avanti. Mo adesso questo veramente è solo un po'. Non vogliamo dedicare proprio punti e virgola a tutto, perché sennò non ne usciamo più fuori. Va bene. Allora, e quindi finisce così. E insomma, che dire, l'umanità raccolse il frutto dei propri peccati, no? Omicidi, torture. L'umanità qui sta ricevendo il frutto di quello che ha seminato: omicidi, torture, bombe atomiche, mandare in crack economie mondiali, nazioni, impossessarsi delle nazioni, eccetera, 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 creare povertà. E poi dicono che il male del mondo è il cristianesimo. Chi lo dice? Il satanista. Chi lo dice? Il massone. Chi lo dice? L'ognostico, certo. Infatti Stalin e tutta sta gente qua erano tutti cristiani, immagino. O erano satanisti. Mi sa che erano satanisti a me, a casa mia.
E quindi si raccoglie il frutto, la terra verrà arsa, la terza parte della terra, delle piante, degli alberi, dell'acqua, del mare, la terza parte del sole, la terza parte delle stelle, la terza parte della luna. Poi verrà uccisa più avanti qua la terza parte dell'umanità, ma non... Eccola qua, la terza parte degli uomini. Qui è tutto terza parte. Altrove è stata già uccisa la quarta parte dell'umanità. Dovrebbe essere Apocalisse 6, se non vado errato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, con questo primo guaio, e poi inizierà il secondo guaio, perché questo è il primo guaio, poi verrà il secondo guaio e continueranno, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Con questi tre guai succederà un disastro, pensate. Eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, abbiamo finito. Che ne dite? Va bene? Allora, cari amici in ascolto, abbiamo finito. E adesso concludiamo. Concludiamo. Allora, concludiamo con quello che vi abbiamo promesso all'inizio. Purtroppo questa parte qua sarebbe buono, visto che il video si sta allungando tanto, farla in una seconda parte, in un secondo video. Però poi se noi trattiamo questo che stiamo per trattare fuori da questo video, che è il proseguo, chi non vedrà quello che abbiamo detto, chi non ascolterà quello che abbiamo detto fino adesso e vedrà solamente la seconda parte, non avrà il fondamento e quindi non avrà gli strumenti necessari per poter giudicare con equità, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo visto in questo capitolo come a un certo punto l'abisso, che è la prigione dei demoni, dei principati, dei, insomma, degli angeli più pericolosi, eccetera, 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 si aprirà. Bene. Si aprirà. E che ad aprirla sarà appunto l'angelo, la stella caduta. Eccola qua. Okay. Abbiamo altresì visto che i demoni che si impossessano delle persone, appunto si impossessano delle persone e portano avanti loro l'opera che vogliono portare avanti. Quindi noi vediamo questi due mondi che a un certo punto si uniscono, lo spirituale col materiale, ok? Così come il credente è uno con Dio, perché Dio dimora dentro di noi, non che noi siamo Dio, no, Dio dimora dentro di noi. Invece lo gnosticismo dice voi siete Dio. Invece il cristianesimo dice no, tu sei un peccatore, sei un uomo, sei un mortale, però dentro di te dimora Iddio. E quando tu morirai, Iddio prenderà la tua anima e la porterà su nel cielo. E no che diventi Dio. Non date retta a sti quattro scarsacani massoni. E ogni tanto li nominiamo perché ci fa piacere denunciare, come dice la scrittura, riprendete le tenebre, denunciatele. Quando l'hai ammonito una volta, due, gli hai portato qualche insegnamento e non ti ascolta, scagliati contro il satanista, denuncialo, perseguitalo e gli mandi i capelli dritti. Quelli che c'hanno i capelli, con tutto rispetto parlando. E vabbè, ma questa è un'altra storia. Quindi, perché stiamo dicendo tutto questo? L'abisso si aprirà. Vogliamo passare adesso, diciamo, dal mondo spirituale e materiale al mondo solo materiale in questo momento. Vogliamo parlare del CERN.